Prova, prova. Diteci se mi slash ci sentite. Ok, così vediamo prima se il suono è davvero più veloce della luce. E quindi è tutta una menzogna quello che ci hanno detto finora. Tra l'altro devo mettere anche la musica del gioco che io ancora non sento. Ok, allora probabilmente dovrò fare dei piccoli esperimenti per vedere se perdo Fedro per strada. Però questo lo farò non appena si abilita qui. Ok, nel frattempo faccio un mini giro di saluti. Che è questo che parla, aiuto la mia voce. Ok, ciao DJM, ciao Skyrowell, ciao Sutens Nerd, ciao, buon arrivato, ciao, ciao Shard, ciao Lumas, ciao Sofficino, ciao Veronica. Ok, allora, facciamo questo piccolo switch così ci iniziate a vedere. Ta-da! Ok, sempre molto, molto di cuore. Ok. Ora, appena voi ci vedrete, ossia appena io vedo sul telefono che ci vedete, faccio il primo switch e vediamo se perdiamo Fedro. Ole! Ecco, già sento il rumore di qualcosa che si scollegava. Allora, vediamo. Vediamo il nostro Fedro. No, no, sei rimasto, sei bellissimo. È presente. Tra l'altro, vedete che ci sono i nostri nomi, però sono neri, senza sfondo. Quindi se vado qui, voi non li vedete più. È per fare l'effetto, in base a quello che ci serve, i nomi si vedono o non si vedono. Allora, sei muto? Vediamo. Allora, ritorno su PC. Tu fai i segni con le mani, eventualmente. Ok, sì, non era. Non si è sincronizzato. Adesso dovrebbe ML. No, non sei ML, sei predefinito. Ecco perché. Prova. Prova, prova, prova. Sì, ora sei bello Mi sentite? squillante. Sei anche in stereo mentre io sono in mono. Cos'è sto Oh, razzismo? funziona, funziona, dicono che è a posto. Cos'è sto razzismo? Perché io sono in mono e tu sei in stereo? Questo è sbagliato. Torniamo su. Seriously wrong. Ciao Laura, ciao Veronica, ciao Cami, ciao a tutti ragazzi. Buonasera. Torno su PS4 e ovviamente è ovvio, inutile dire che porteremo Fortnite stagione 5 qui, che abbiamo preventivamente Non mi fai installato. scappare tutti. Lo abbiamo preventivamente installato su console. Cioè, per onestà, me lo sono ritrovato in mezzo al nulla. Grazie DJM. Me sono ritrovato sulla console, no, non l'ho chiesto io. Ma lo installano di default. Anch'io quando l'ho accesa oggi me lo sono trovato lì, bello, bello pimpante per restare in tema con Dragon Quest 11. Poi, per carità, ovviamente, con piacere, Fortnite ovviamente. Però. 5, il coti di ferro, scrive Kami. Ciao Mirko, sì, io di Dragon Quest 11 non so praticamente nulla, la versione base non l'ho giocata perché quando potevo comprarlo era uscita la definitiva su Switch e ho detto, ah, allora lo prendo su Switch. Appena ho preso Switch, che tra l'altro non ce l'ho con me, ce l'ha la mia ragazza, hanno annunciato la versione su PS4. Ho detto, vabbè, allora ormai prendo questa versione qui. E quindi aspetto dopodomani, però la demo devo giocarla prima per due motivi. In primis perché avevo promesso a Fedro tantissimo tempo fa che l'avrei portato in live e l'abbiamo fatto insieme. In secundis perché danno dei bonus. Esatto, che per la precisione sono tre semi dell'abilità che si possono ottenere terminando la demo, che dura sul... dicono che sono un Sì, po' basso ti qua, sto rimettendo. vedo. Perché se è a meno 4 decibel, ti metto a 0, così ne resto eventualmente, se poi eventualmente, non so se tu hai un regolatore microfonale o una cosa del Sì, se può genere. servire te lo sistemo, Perché io ti ho se messo al proprio... massimo, cioè più L'hai alto di così messo non al ti posso massimo. mettere.
Ok, allora in caso alzo un po' io il mio microfono, se non si dovesse sentire. Basso me. L'unica cosa è che non so quanto il gioco sia forte. Ci sono gli slider nel gioco? Allora, nel gioco sì, c'è la possibilità di cambiare il volume all'interno del menu. Sì, allora, sì, lo puoi fare. E allora c'è ciao, come si dice, dalle mie parti. Addirittura puoi togliere la musica del gioco e lasciare solo gli effetti sonori, e vale così anche per le cutscene in CGI. Così Sugiyama è contento. Quindi mi è stato molto comodo per dei montaggi che ho fatto durante la serie che ho portato sul Dragon Quest Vanilla, ancora ai tempi. Allora, Kami, sì, Dragon Quest 8 l'ho giocato su PS2 e ho fatto tutto tranne battere il 295esimo mostro del cavolo, cioè l'ultimissimo boss segreto, perché avevo settato male le abilità con i semi delle abilità. Pensavo che farli tutti omogenei era bello. E invece no, ho scoperto molto dopo che avere abilità 100 era migliore. Infatti poi con una Game Shark o comunque con l'Action Replay ho modificato quei valori e sono riuscito a batterlo, però non era onesta come cosa. E quindi per me rimarrà sempre il non aver battuto quel nemico. Però comunque Dragon Quest 8 su PlayStation 2 l'ho distrutto. Cioè, non penso non funzioni più. Che all'epoca comunque è stato considerato uno dei JRPG di quella. Dragon Quest 8, tra l'altro, aveva anche una difficoltà notevole, bisognava grindare come matti per riuscire a proseguire, non perdonava per nulla, ed era anche forse poco intuitivo per i nuovi arrivati, non tanto a livello di gameplay quanto a livello proprio di miglioramento di statistiche. Bisognava allenarsi tantissimo, far fuori un sacco di nemici per riuscire ad andare avanti in maniera spedita. Diciamo che è stato molto edulcorato Dragon Quest 8 nella sua versione 3DS. Nella versione 3DS è stato reso tanto più semplice, sono stati aggiunti anche dei miglioramenti alla quality of life del titolo, parecchio buoni, come la possibilità di vedere l'albero, lo skill tree di ogni abilità che bella i nostri cosa. Eroi potevano andare a migliorare. Esatto, perché il problema della versione PS2 è che si andava alla cieca, bisognava andare alla cieca. C'erano quei due personaggi che si incontravano in alcune zone del mondo, la donna e la vecchietta, la ragazza e la vecchietta, che davano qualche indizio, però di base ci si diventava matti. E posso dire che se non avessi la guida adesso che sto realizzando la serie su Dragon Quest 8 sarei impazzito probabilmente. Io la guida l'ho comprata dopo averlo finito, quando già i semi erano obbligatori. Tra l'altro ce l'ho lì, però bella nascosta in mezzo al resto, che tra l'altro guida bellissima quella di Dragon Quest 8, curata, coloratissima, come sempre un ottimo lavoro da parte di Piggyback. Petro, qual è il modo migliore di mettere l'abilità in Dragon Quest 11? Dovrei un attimo ripassare i vari personaggi, Veronica, perché l'ho giocato 2 anni fa, oramai. Obiettivamente non è che ci sia un modo più giusto o sbagliato. La cosa bella dei Dragon Quest è che solitamente ti permettono di giocare un po' come vuoi. Vero è che ci sono combinazioni più efficaci in certe situazioni. Adesso, quando lo riporterò in live, avremo modo di parlarne molto volentieri. Scusa Brian se ho fatto No, te l'avrei fatta anch'io, ovviamente. No, ma più che altro visto l'ultimo aggiornamento 3 novembre, ho detto ma oggi è il 2, poi mi sono ricordato che siamo un mese oltre. C'era qualcosa che non mi quadrava temporalmente. Perché allora, innanzitutto, questa qui è la demo di Dragon Quest 11S, e che non era perduta, edizione definitiva. Il gioco è uscito tempo addietro, poi vi dirà meglio Fedro dopo mentre io mi perdo, originariamente su PS4 e 3DS. Da noi è arrivato su PS4 e PC. Poi è uscita la versione definitiva, la S, su Switch. E adesso quella versione sta arrivando da noi, o meglio, arriverà dopo domani, giorno 4, su PS4, Xbox One, Game Pass, quindi anche Windows Store, tutto quello che ne consegue, di nuovo su PC Steam, al prezzo budget di 40 euro. E penso che allineeranno anche il prezzo Switch. In Giappone l'hanno confermato, da noi non lo so. Tra l'altro in Giappone sarebbe c'è una cosa limited buona. In Giappone hanno confermato una limited bellissima, c'è una steelbook col simbolo dell'eroe, dovrebbe essere. Da noi magari patate. Anche qua. Da noi patate. Esatto. Cioè. Ed è come quindi sempre, ce la prendiamo in posto. Scusa Brian. No, lo ripeto.
Ed è quindi disponibile la demo, in questo caso per PlayStation 4, pesa 10,08 giga. La demo è disponibile su tutte le piattaforme, PC, penso, su One credo di sì, e su Switch era disponibile anche da prima. Seguendo l'iter delle demo Jumbo che sta facendo la parte Enix di Square Enix per quanto riguarda Dragon Quest, perché anche Dragon Quest Builders 2 è una demo enorme, chiamata proprio demo enorme, che ti fa giocare tantissimo. Anche questo ti dà un quantitativo, a quanto si dice, a quanto mi stanno dicendo, a quanto mi hanno detto, di circa 10 ore di gioco. Esattamente, sì, sono circa 10 ore di gioco. La demo non è a tempo limitato e si conclude poco prima di arrivare al regno di Gallipoli. Chi ha già giocato la versione vanilla sa di che cosa sto parlando. L'unico peccato enorme, l'unica pecca che io ho riscontrato in questa demo è la non possibilità di provare la versione 2D del gioco, che è una delle... cioè, il fatto di poterlo giocare in 2D è una delle feature che rende questa nuova riedizione più succosa, molto più succosa, perché sostanzialmente la versione 2D di Dragon Quest 11S è un vero e proprio remake del titolo che abbiamo già giocato, cioè, ed è fatta molto bene. L'ho giocata un po' recentemente giusto per provarla, ci farò anche un video a riguardo abbastanza approfondito, perché io sono sempre stato fanatico dei 16-bit e obiettivamente non avere la possibilità di provarla in demo a me è un po' dispiaciuto. Era così anche l'anno scorso quando era stata rilasciata la demo su Switch. Esatto, sì, la demo è praticamente la stessa però riportata appunto su PC, Xbox One e PS4. Ovviamente ci tengo a precisare che il gioco è giocabile anche sulle nuove piattaforme appena uscite, come Series X e PS5. So che è una banalità, però giustamente fa sempre bene dirlo, perché non si sa mai, in modo da non creare un dubbio quant'altro. Un'altra cosa interessante da dire, velocissima, poi Brian, lascio parlare, non voglio rubarti troppo la scena. Un'altra cosa molto interessante riguardo la versione PS4 è che Dragon Quest 11S su PS4 Pro gira a 60 fps. Ed è molto più fluido, è molto più bello da vedere. Quindi però, ecco, non lo vedremo a 60, perché questa è una PS4 normale. Lo vedrete a 25 fps, così avete l'esperienza cinematografica. No, è cappato a 30 e gira comunque molto molto bene, un po' meno fluido di cosa, però gira sempre benissimo. Vero è che la versione PS4, cioè la versione 11S rispetto alla versione vanilla, su PS4 non rende quanto l'altra versione, cioè 11S è meno dettagliato, appunto perché è un porting da Switch, ha meno dettagli, qualche pop-up in più, ma vedremo meglio adesso quando Brian lo giocherà. Io direi almeno di avviarla, tanto i filmati li salterò perché non voglio far vedere il gameplay in sé, a prescindere, eventualmente comunque c'è la serie completa sul canale di Fedro, tutta in nerd, se volete vedere. Cioè, ha portato penso 7-8 versioni di Dragon Quest. Ce ne esistono 4, ma ne ha portate 7-8. Quindi... sì, praticamente. Ho portato praticamente tutte le versioni esistenti, ridendo e scherzando, perché ho fatto anche un paio di video sulla versione 3DS del gioco, uscita esclusivamente in Giappone. Come dice Charmed, che infatti anche su 3DS in Giappone, esatto, sì. Tra l'altro, ecco, l'unico vero peccato è che quella versione lì noi non la vedremo mai. A meno che l'anno prossimo Square non si decida di rilasciare anche quella per il quarto anno consecutivo. Sarebbe ormai il 3DS ormai il 3DS non verrà più toccato. No, beh, infatti non è. Tra l'altro è uscito anche di produzione recentemente, se non ricordo male, Brian. Sì, il 3DS sì. Anche infatti, PS4 in Giappone dovrebbero... No, la PS4 normale l'ha fatta, hanno tolto dalla produzione. Beh sì, insomma, dopo 7 anni è anche comprensibile. Square Enix Presents. Ok, per adesso ripeto, lo salto, perché non so quanto... Come vedete in basso c'è un copyright, in due forme tra l'altro, perché sia mai farsi mancare qualcosa di infame, di Sugiyama Kobo, poi ci Sugiyama.
Gli Armor Project sono il trittico di persone che lavora Dragon Quest da sempre, da quando è nata l'essere umano in Terra. Yuji Horii, Koichi Sugiyama e Akira Toriyama con suo Bird Studio, che infatti si vede anche nei copyright. Sugiyama è abbastanza particolare come personaggio, perché per quanto abbia creato delle musiche spettacolari, Sugiyama è definito da Uematsu il dio della musica, quindi per chi conosce solo Final Fantasy già questo dovrebbe far capire chi è Sugiyama, livello di altezza, però diciamo che come persona è un po' particolare. Quindi infatti Dragon Quest 11 al tempo aveva le musiche orchestrali, non aveva... Ora, non ricordo benissimo la cronologia. Le musiche orchestrali in Dragon Quest 11 sono state inserite appunto con la versione S, sia la versione giapponese sia la versione europea barra americana avevano solo le tracce MIDI. Le tracce MIDI che sono state molto criticate dai giocatori dell'edizione Vanilla, tra cui il sottoscritto, perché obiettivamente non eccellenti. Kami dice che il volume è un po' altino. Ora, appena vedo gli slider, lo abbasso. Tra l'altro sto vedendo streaming video. Vedo, vai sul sito per controllare. Ma se io voglio vederli in game, perché mi fai vedere? Vabbè. Sono 9 blocchi utilizzabili. Sì, sono 9 blocchi, esattamente come nella versione base del gioco, che lì erano. Riesco a mettere... devo metterlo tutto unito, vabbè. Facciamo come facevo quando lo spazio non era consentito perché avevano il codice ASCII degli anni 30. 10 caratteri. Ah, lo chiami proprio Brian Fare, sì, sì. Se ci entra, solitamente sì. Poi dipende se utilizzano molto il nome, se pensi che possa essere brutto... Il nome sì, lo utilizzano spesso. Secondo me, beh, poi vedi tu, Brian, ci mancherebbe, no, non metto, voglio... metto Brian e Amen. Brian nota, vabbè. Brian. Tra l'altro già vedo un triangolo missione estrema. Esattamente. Ora io non so cos'è, lo premo, però non c'entro. Penso si possa tornare indietro se lo premo. Abbiamo perso. Pronto? Mi senti? Ah, ora sì, ora sì. Mi senti ancora? Sì, sì, ora sì. Ok, sì, aveva un attaccato, chiedo scusa, penso sia stato un problema mio. Dicevo, se entro nella missione estrema posso uscirne? Cioè, è un menu, credo. Allora, la missione estrema è un menu, se premi il triangolo puoi vedere le opzioni che puoi attivare nel corso della tua run. Queste opzioni rendono il gioco difficile. Se però tu non ti divertissi con queste opzioni attive, le puoi sempre disattivare una volta che sei. Cosa importante da precisare, però, è che una volta che le disattivi a gioco avviato, non le puoi più riattivare. Quindi se le attivi adesso, per dire, attivi tutti i nemici sono fortissimi, ti rende i mob ben più competitivi. Però vedi che andando avanti questa opzione ti dà fastidio, tu puoi andare nel menu, disattivarla e proseguire con i nemici un po' con i nemici a livello base, solo che non puoi più riattivare questa opzione, e lo stesso vale per le altre, cioè non puoi attivare opzioni della modalità estrema una volta che il gioco è avviato, puoi attivare solo adesso, quindi quelle che escludi saranno automaticamente escluse dal resto della tua partita. A me mi triggera tantissimo gli abitanti mentono. Questa è molto divertente, ti consiglio di attivarla perché gli abitanti mentono in realtà non ti andrà da veri e propri a livello di gameplay, semplicemente i personaggi che incontrerai talvolta potranno uscirsene a random con delle frasi davvero divertenti, quindi personalmente l'attiverò anch'io nella mia run. Gli altri invece sono proprio challenge legalizzate, tranne l'ultima che ovviamente, lo sappiamo, è un riferimento a Persona. Sappiamo che tutto quello che deriva da Persona è un riferimento a Persona. Tra l'altro, in questo periodo c'è il meme di Persona, tutto è Persona Vibes. Esatto, che tra l'altro anche Like a Dragon ha preso un pochino, se muore il protagonista è game over. Esatto, comunque questa in realtà questa opzione del protagonista che muore è stata aggiunta nella versione est, non c'era, così come la super malparazza e gli abitanti mentono. Queste opzioni non erano presenti, le ultime tre di questo menu. Esatto. E ne hanno tolta una, però, che era presente nell'edizione Vanilla, che adesso mi sfugge quale fosse,
Allora, nel prossimo round acquisti equipaggiamento difensivo Liam. Vietato. Tutti i nemici sono fortissimi, ma il bar... ne hanno tolta una che mi sfugge, ma l'ho detta nel video che ho fatto. Però vabbè, non era nulla di particolare in realtà. Sono già sufficienti queste per rendere l'esperienza bella, bella challenging. Fammi andare. Sì, anche quando ho provato la demo su Switch, ricordo che volevo entrare qui, però non mi ha fatto, non potevo andarci. Mi sa che hai ragione, K. Klaus. Mi sa che è quella del fuggire dagli scontri. Mi sa che hai, che hai ragione. Sì. Guarda che bella versione 2D, è bellissima. La versione 2D è fantastica. È veramente bella, bella. Anche perché c'è tutto il gioco. L'unica cosa che non hanno inserito nella versione 2D sono i filmati in computer grafica. Quelli rimangono tali, non... per forza di cose non li hanno ricostruiti. Come Chrono Trigger, che adesso lo sto giocando in questo periodo in blind, e anche lui ha i filmati rifatti da Akira Toriyama in mezzo al 2D più sparso. Tu ti metti in mezzo e a un certo punto parte l'anime. Sì, li avevano creati per Final Fantasy Chronicles, sì, uscito esclusivamente PS1. In America, esatto, insieme a quella collection che racchiudeva Chrono Trigger e Final Fantasy 4. Allora, la lingua, so che al tempo, questa qua l'hanno messa, quella giapponese, nell'S, perché in Giappone esatto. Non c'era all'inizio, hanno portato il doppiaggio inglese che so fare schifo, almeno così mi hanno detto. Non è granché, sono d'accordo. E nella S hanno messo il giapponese, il doppiaggio giapponese. Io metterei doppiaggio giapponese perché sono giapponesi, come giusto che sia. Poi qua probabilmente cambierò 8 volte in corsa, perché in base al gioco mi cambia il modo in cui utilizzo la telecamera. Non sono mai fisso tra normale e invertito. Ah, dai! Qui abbiamo la luminosità. Vediamo com'è al massimo. Mamma mia. No, penso che ti spara flash una luce pazzesca negli occhi. Anche perché di base è già molto luminoso di suo il gioco, è tanto tanto colorato. Quindi... Dov'è il 50 qua? Facciamo ripristino. Abbastanza brutto quello inglese, si salvano due voci tipo sì, sono d'accordo Kronos Tempo, sono assolutamente d'accordo con te. Il doppiaggio giapponese è di fattura decisamente migliore. C'è anche da considerare che il cast inglese è composto da sconosciuti, quindi non ci sono attori, voice actor famosi da dire ok, metto il doppiaggio in inglese. Per forza nell'edizione vanilla si era forzati ad ascoltarlo, proprio perché il doppiaggio in giapponese nella prima release giapponese Dragon Quest 11 non c'era. Infatti era una cosa che a me aveva sconvolto tantissimo, perché io Dragon Quest 11 lo avevo acquistato sullo store giapponese proprio per provarlo prima dell'uscita, volevo farci dei contenuti sul canale, e ricordo lo shock di partire col gioco e non vedere nessun doppiaggio. Era una cosa allucinante, ho detto ma com'è possibile che un gioco uscito nel 2017 non abbia il doppiaggio. Alcuni dicevano che fosse per questioni legate alla classicità del brand, il fatto di Dragon Quest non ha mai puntato troppo sulle voci. Anche l'8, se non ricordo male, quando uscì in Giappone la prima volta non era doppiato, lo doppiarono poi in seguito, forse, non vorrei dire una cavolata, però questo ricordo, forse Brian tu te lo ricordi. No, il doppiaggio inglese c'è nella nostra versione, quello giapponese sì, non lo so onestamente. Mi sa che non era stato doppiato in giapponese Dragon Quest 8, forse per la versione 3DS, ma non per quella PS2, dovrei verificare. Oh, c'ho una doppia spada. La corona di gioco mal doppiato la dice Xenoblade 1 e 2. No, il primo non è male, il 2 è... Sono d'accordo, Liam. Allora, ho saltato i filmati perché per l'appunto attualmente vederli, capirli, essendo che poi comunque li rivedrò per conto mio, sarebbe troppo complicato per la mia situazione attuale. Quindi io adesso mi perderò, io giro e mi perdo. Tra l'altro... quella mappa in basso mi ricorda Dragon Quest, il Dragon Quest 10, quell'oretta che abbiamo fatto insieme. Sì, ma ha preso tanto dal l'11. Tanti aspetti, ci sono delle cose che lo ricordano molto, molto da vicino.
Ecco, tra l'altro, Brian, se ti dà fastidio quel missione estrema in corso che rimane a schermo, che per me è proprio una cosa odiosissima, lo puoi togliere da andando in basso, impostazioni di sistema, e da lì missione estrema, e puoi togliere tutto quanto in modo da non avere problemi. Pedro, il primo è molto British, è una certa stucca. Sì, è vero, è tanto tanto British, sono d'accordo, sì. Liam. Questo è Silvano. Ho questo memoria, ricordo di un certo Silvano, ed è lui. Devo averlo visto nella pubblicità che stanno facendo in questo periodo. Silvian, dici. Ah, ecco, no, Silvian. No, non è lui, non è Silvian, no. Ci assomiglia un po', ma non è decisamente lui. E poi vedete che c'è anche parecchia CG, fatto veramente bene, tranne per le piccole cavolate. Sì, è vero. Io pensavo quando giocai film su PS2, un gioco in cui non c'era il doppiaggio che ho giocato, pensavo di avere la copia rotta, ma anch'io pensavo ci fosse qualche problema con il mio Dragon Quest 11 giapponese. Infatti mi ricordo che passai almeno un quarto d'ora nei menu cercando l'opzione, barcamenandomi con il poco giapponese che mi ricordavo dai miei studi, ma alla fine sono arrivato alla conclusione che non c'era niente, poi ero andato a leggere e di base. Come scrollano velocemente i testi, bellissimo. Vanno veloci? Bellissimo. Ah, perché sei tu giù. Che li... Sì, no, tengo voluto giù. Allora, io darei un attimo un'occhiata rapida al menu, vedendo, allora, oggetti. Abbiamo due spade, spada e spadone. Lo spadone più forte è RPG base, ossia l'arma più forte e migliore, o ci sono le differenti tipologie, tipo un'arma migliore per un certo nemico o una che ha cose migliori per un altro, così via? No, è molto basic, cioè l'arma solitamente ci sono l'arma. Allora, di base io ti consiglio di equipaggiare l'eroe con lo spadone, perché con lo spadone apprende anche delle tecniche notevoli andando avanti. Vero è che spacca metallo, che ti serve per livellare con gli slime grigi, o gli slime di metallo sarebbe la traduzione esatta, io sono metal slime, non slime grigi. Quella è buona, però con lo spadone fai danno. Io mi sono sempre trovato bene con lo spadone durante le mie run. Quante ore di contenuto esclusivo ci sono in modalità 2D? Ha senso giocare tutto in 3D e farci solo le parti? No, attenzione, allora, Klaus. Le parti aggiuntive di trama sono in 3D, sono anche in 3D. Ci sono anche in 3D, le puoi giocare sia in 3D che in 2D, da quello che ho visto. Io devo ancora cimentarmici. Da un anno, però in 3D ci sono di sicuro, in 2D al 90% da quel che mi ricordo, però sì, ci sono, cioè le puoi giocare in 3D tranquillamente. Il mio consiglio è di farsi prima una run in 3D e poi eventualmente una run in 2D per vedere appunto le differenze. Ma c'è il guarisci tutti, però me ne da due, uno facile e uno efficiente. Tattiche. Deficiente praticamente ti fa recuperare tutti i PV, però nel modo migliore, sprecando meno risorse possibile. Questa è la sua particolarità. Come tattiche, mettendo segui gli ordini, si possono utilizzare tutti, suppongo. Esatto. C'era anche nell'otto. Esatto. Sono suggerimenti. Se invece gli dai dei comandi diversi, i personaggi agiranno. Tra l'altro, ecco, in 11, Dragon Quest 11, non so se in 11S sia stessa cosa, quando un personaggio ti entra nel party per la prima volta, ha impostato un'altra opzione di andare a sistemare, mentre segui gli ordini, altrimenti agirà di propria volontà. Silvia è meraviglioso, non si può scambiare per un semplice tizio Sì, Silvian è decisamente uno dei personaggi più belli di questo 11. Il mega riassunto. Sì, c'è sempre. Questa è una cosa molto carina. Praticamente ogni volta che spegni il gioco, ricominci da capo, con il caricamento del salvataggio ti partirà il story so far. Esatto, è un'idea molto molto carina che ho riutilizzato nella serie completa che ho girato su 11 Vanilla, solo che i riassunti li ho scritti io perché erano poco dettagliati, quindi del gioco volevo una cosa un po' più... Abbiamo la modalità foto, dove sono i filtri di Lekka Joel?
su quelli purtroppo resterai deluso, Brian. Guarda la testa si gira di 180 gradi. Come uccidere il lucente. Ma ecco, Brian, voglio un parere, un tuo parere, ma che ne pensi del design del protagonista? Perché a me non ha fatto impazzire, io sono sincero, non lo so, non sono mai stato un fan del design del lucente. Allora, così, allora diciamo che il suo tipo di capigliatura non è che mi piaccia tanto, ma è proprio, cioè, lo stile di capelli che non mi piace particolarmente. Ma per il resto, cioè, l'unico altro che ha capelli fighi è quello dell'otto, che comunque li ha fighi solo quando diventa Super Saiyan. Quindi, sì, è vero. Per il resto è con una bandana. Cioè, l'otto è bellissimo come design, a me piace. Erdrick, sì, anche a me. Mentre lui è anche liscio, cioè, forse perché i capelli sono lisci e quindi mi viene da dire che è liscio in questo caso. Però è molto anonimo. Mi piace tantissimo il ciuffo, ma ci vado pazzo per i ciuffi. No, lui rappresenta molto il ragazzo di campagna, secondo me. Quello, l'hanno proprio voluto rendere il classico campagnolo. C'è il rasero sulla mano, Legend of Legaia. Ok. E questo è... Un attimo qui, perché sempre chi mi segue lo sa, la gatta che fa cose strane, esce, rientra dalla stanza. Bene, inquadrato e consulta la mano. Ah, non mi hai detto una bugia, pensavo che con un quadrato tipo si rompesse il gioco. Non mentono tantissimo. Pensate che adesso è diventato dei grandi, sento già la marcia nuziale. Signora, ancora è presto, non possiamo sposarci, siamo in pandemia. In questo momento loro stanno per scalare il massiccio di roccapietra, il villaggio che si trova qui vicino, che è questa enorme montagna che adesso vedrai tra poco. In sostanza, al compimento dei 16 anni, perché loro hanno 16 anni, qui il gioco non lo dice, nella versione europea, ma in giapponese si vede il filmato finale, poi dicono che sono passati 16 anni, dicono diverso tempo dopo, raggiunta la maggiore età, gli abitanti di Roccapietra devono scalare questa montagna per arrivare in cima e compiere questo rito che li porterà appunto alle capi. Ho comprato Jump Force. Ah, è vero che in Jump Force sta Dai, protagonista del manga, di cui adesso stanno facendo una nuova serie anime. Selfie col prete. Come si fa lo zoom? Dovrebbe esserci la possibilità di zoomare. Beh, almeno su Switch c'era. Forse no. Dei tasti non li vedo. Forse puoi solo spostare, allora. Ok, selfie. Spero che nel 12 hanno la possibilità di farsi il PG custom. Sì, anch'io onestamente è una cosa che avevo detto anche relativamente all'11, non sarebbe stato male poter avere la possibilità di creare un personaggio da zero secondo il proprio gusto, considerando anche che questi Dragon Quest sono dei silent protagonist, quindi non parlano mai. Qui abbiamo il gameplay, vabbè, finora anche quello era gameplay. Qui abbiamo il combattimento, devo fare attenzione. Quindi abbiamo come personaggio il lucente, cioè Brian, e Sabby, che un tempo portava giochi e lo chiamavano Sabby Gamer. Ok, io direi che possiamo iniziare a parlare invece di effettivamente di cose serie, ossia di Dragon Quest 11, o meglio, il percorso che ha avuto Fedro con Dragon Quest 11. Come ho detto, io non l'ho giocato perché al tempo, quando è uscito, non potevo comprarlo. Probabilmente stavo giocando ad altro, adesso devo ricordarmi cosa c'era in quel periodo. E ogni volta che provavo a prendere il gioco, ho detto: ah, vabbè, ora è uscita la versione migliore. Ah, ma ora esce la versione migliore. Probabilmente ora che ho comprato questo, uscirà la versione proprio esclusiva PS5. No, lo spero. Quindi. Non mi sorprenderebbe. Oramai Dragon Quest 11 è stato pubblicato per 3 anni consecutivi, io non vorrei dire. La prima versione giunta da noi è arrivata il 4 settembre del 2018. Il 27 settembre 2019 abbiamo ricevuto 11S per Switch, mentre quest'anno, dopodomani, il 4 dicembre, arriverà appunto 11S anche su Xbox One, anche sul Game Pass, quindi se avete il Game Pass approfittatene. PS4 e PC. Allora, il mio percorso con Dragon Quest, okay, 11... Prima di iniziare ti fermo solo un attimo, certo, per certo, dirti, certo, per chiederti un parere su sta cosa, visto che tutti si sono lamentati, sì, al tempo. Questa roccia,
com'è rispetto alla prima versione PS4? Allora, obiettivamente io ho fatto un test, ho provato sia la versione vanilla sia la versione S del gioco. La versione S ha un problema con l'aliasing, si vedono tanto i contorni dei personaggi e degli oggetti. È molto meno curato rispetto alla versione vanilla. Anche gli effetti di illuminazione sono un po' più grezzi in S che non fa in vanilla. Per il resto la resa è buona, ma anche l'erba, per dire, è più particolareggiata nell'altra versione. In S diciamo che si vede che è un porting da Switch, si vede che S è un porting da Switch, però obiettivamente funziona bene. Non è al massimo della resa grafica. Come hai detto tu, anche le rocce sono meno, le texture delle rocce o comunque dei vari luoghi che visiteremo non sono così definite come nella versione base del gioco. Però sono dettagli che veramente bisogna stare a osservare con attenzione. Non avendo giocato la versione base, per me è tutto nuovo, perché questa è la grafica che trovo in quest'11. Sì, no, ma obiettivamente secondo me gira benissimo. Bisogna essere abbastanza precisi e maniaci della grafica per stare a vedere ogni dettaglio. Cioè, secondo me tutte le migliorie che sono presenti in 11S fanno di questa la versione migliore del gioco. Non ci sono storie. Cioè, già avere la musica orchestrale per me è un grande passo in avanti. Rinuncio a un aliasing perfetto per avere delle tracce musicali degne di tale nome. I MIDI della versione base sono proprio tediose dopo un po'. Ecco, un grosso problema che ha questo titolo, secondo me, è la poca varietà di tracce musicali. Ce ne sono anche tante riprese dai capitoli precedenti. E di per sé sentirsele per ore in MIDI, diciamo che non è il massimo, non è decisamente il massimo. Sotto l'aspetto anche della quality of life, 11S rende anche certi passaggi molto molto più rapidi. Per dire, c'è la possibilità di velocizzare i combattimenti. Se si vuole grindare, basta mettere il combattimento a velocità massima e si fa tutto molto più velocemente. Cosa che penso poi, ecco, sì, no, conviene. Poi, ecco, se giocato senza opzioni della modalità estrema, Dragon Quest 11 è un gioco sì grindoso, ma non troppo. Non è difficilissimo, almeno nei primi due atti. Nel terzo atto bisogna tanto, però rispetto a Dragon Quest 8 sicuramente c'è, cioè, la curva di difficoltà è molto più lineare, molto più ascendente, mentre, cioè, in maniera regolare, ascendenza regolare, mentre in Dragon Quest 8 già al primo dungeon della Grotta delle Cascate, se non si era pronti, si arrivava a combattere Geese impreparati, erano dolori e tanti soldi persi, perché sappiamo che in Dragon Quest, quando si fa game over, si ritorna all'ultima chiesa visitata e i nostri averi vengono dimezzati del 50%. Il nostro denaro, i nostri gold, le nostre monete d'oro vengono dimezzate del 50% appunto. Comunque, le texture sì, sono buonissime secondo me, anche in questa versione, leggermente meno definite Arson, però fanno il loro porco lavoro, scusa il termine. Beh, lavoro in effetti è una brutta parola per dirlo. Ecco, per dire, qui, in questa ambientazione, in cui sei appena arrivato, dove c'è il ponte, si può già notare una grossa differenza con la versione base. Questa zona nella versione base è molto meglio illuminata, cioè gli effetti di illuminazione sono molto più curati, mentre qui non c'è proprio il sole che si riflette sul ponte e sulle rocce dietro. Qui non lo abbiamo, purtroppo. Questa non è nella fase di caricamento. Comunque, ho un attimo divagato, spero di non aver annoiato il pubblico e mi scuso se questo fosse successo.
Allora, mi avevi chiesto la mia esperienza con Dragon Quest 11, Brian. Sì, la racconto in maniera breve e, ma allo stesso tempo approfondita. Ci proverò senza risultare tedioso. Allora, la mia esperienza con Dragon Quest 11 è cominciata nell'aprile del 2018, quando decisi di acquistare la versione giapponese del gioco. Avevo visto che era uscita a luglio 2017, già in terra di porta, e ho detto, a me Dragon Quest è sempre piaciuto, ho studiato un po' di giapponese all'università, lo scarico, me lo compro, ci spendo un po' di soldi, lo gioco e ci faccio dei contenuti per il canale anche qui, in modo da portare qualcosa che nessuno fa. Obiettivamente fui colpito immediatamente dal gioco. Piacque fin dai primi minuti, perché coloratissimo, i personaggi erano fatti molto bene, a parte il protagonista, ma questo già si sa. E allo stesso tempo mi intrigava anche la trama, che ok, è classicissima, perché sappiamo che Dragon Quest d'altronde fa grande utilizzo di cliché. Non l'ha mai nascosto, non l'ha mai fatto segreto. Però l'atmosfera generale, la grafica, il mondo di gioco e quel poco che capivo della storia mi intrigarono parecchio. Rispetto a Dragon Quest 8 mi deluse una cosa però, che per molti può essere secondaria, ma che qui non è stata ancora corretta neanche nell'edizione definitiva. Cioè il fatto che non si possa cambiare il personaggio con cui si esplorano le varie zone di gioco, si può utilizzare sempre e solo il Lucente. Una cosa molto bella che aveva Dragon Quest 8 era il fatto che cambiando i vari personaggi, mettendo per dire Yangus a capo del gruppo, sì, ognuno di loro aveva Yangus o Jessica. Nessuno ha mai messo Yangus in nome per i delle parti. Jessica era scontato. Mettendo Jessica allora a capo del gruppo, si poteva vedere che oltre alla Jiggle Physic aveva delle animazioni personalizzate, cioè per dire il modo con cui lei rompeva un vaso era diverso al modo di rompere un vaso di Angus, dell'eroe. Qui questa, non so se fosse una cosa di Level 5, perché Level 5 dal punto di vista tecnico durante l'era PS2 era a livelli altissimi. Non so se qui sia stato per pigrizia o per altro, magari non volevano fare tutte queste animazioni ai protagonisti, però un po' mi è dispiaciuto vedere che non si potesse comandare un personaggio diverso. Dall'eroe. È partito Denix, mi sono spaventato. Grazie Cristaldi per l'iscrizione. Non sono ancora abituato ai nuovi suoni. normale. No, comunque, al di là di quello, esperienza estremamente. Sono arrivato fino alla fine del primo atto, cioè poco dopo la fine del primo atto, e poi mi sono fermato perché ho detto voglio giocarlo quando esce in edizione europea. Mancavano comunque pochi mesi. Io l'avevo preso a fine aprile 2018, ci ho giocato fino a metà maggio, giusto per poter dare una prima impressione sul titolo e andare un po' a discutere delle novità che aveva anche rispetto a Dragon Quest 8. Un'altra cosa che notai subito, che ho già menzionato, è il fatto che è un titolo molto più user-friendly. Sembra tanto che questo Dragon Quest 11 sia stato semplificato sotto molti aspetti per coinvolgere una fetta maggiore di pubblico. Io sono convinto che Square con questo titolo abbia voluto cercare di lanciare in maniera molto prepotente questo brand anche al di là del Giappone. Perché ricordiamo che in quest'8 la serie aveva comunque ricevuto un buon successo oltreoceano, ma con Dragon Quest 9, Dragon Quest 10, uno per DS, l'altro mai uscito dal Giappone, un po' la serie in Occidente era andata, non dico nel dimenticatoio, però tutti ricordavano di aver giocato Dragon Quest 8, ma in pochi giocarono il 9, anche per una questione di piattaforma diversa. Ti riblocco un altro secondo per ringraziare adesso Liam per l'iscrizione. Okay, io salto.
sei interrotto. No, io salto in aria perché c'è il nuovo suono, non sono abituato. Tanto ce l'ho in cuffia, quindi mi spavento. Quindi nel tipico. Momento. Tipico, tipico. Succede okay. Sempre anche a me quando streamo. Quindi. Ok, ora ci so. Ecco, quindi rimasi colpito positivamente. Povere, e ai tempi non vedevo l'ora che il gioco uscisse anche da noi. Fortunatamente non mancava tutto, era circa 4 mesi, quindi decisi di accantonarlo, di aspettare settembre e poi già ai tempi pensavo di portare appunto una serie completa, perché avevo un canale che era ancora piccolissimo e avevo voglia di trattare un gioco dall'inizio alla fine. Considerando che Dragon Quest in Italia non lo tratta quasi nessuno, ho detto proviamo, sono sempre stato appassionato e quindi aspettai il 4 di settembre, che in realtà per me si rivelò essere il 31 di era il 30 di agosto. Mi arrivò il gioco in anticipo e cominciai subito a registrarlo. Cominciai immediatamente a registrarlo e subito notai una cosa. Così rispondo anche alla domanda di riguardo all'adattamento. L'adattamento della versione italiana si rifà chiaramente all'adattamento americano, perché tutti i nomi che vediamo nella nostra edizione sono traduzioni italiane o comunque identiche a quelle della versione americana del gioco. I nomi giapponesi sono stati completamente cambiati, per dire la famosa città di Ellador o Heliodor in inglese, in giapponese è Delicadar. Anche Gemma si chiamerebbe Emma, Sabbi sarebbe Abby. Si è bastato togliere una lettera. No, si chiama Raki, che io penso fosse Lucky, tipo il nome originale giapponese, ma praticamente tutti i nomi sono stati cambiati. Poco è rimasto uguale. Anche tra i personaggi del party, per dire Sylvian, si chiama Silvia in giapponese, senza la N, non Silvando, come poi l'ha chiamato nella versione inglese. Però di per sé il fatto, e tra l'altro ecco un'altra cosa interessante su Sylvian, lo dico così per curiosità, in giapponese utilizza i pronomi femminili per riferirsi a se stesso, parla di sé al femminile, cosa che è stata completamente tolta nella nostra versione. Il cambio di nome non lo capisco, perché Gemma e non Emma. In realtà c'è un motivo anche per questa cosa. Tutti gli abitanti di Roccapietra hanno nomi che riconducono a pietre preziose. Gemma, Perla, che è la madre dell'eroe, che mi ha come Ember, ma vabbè. E poi il sindaco si chiama Topazio. Anzi, scusate, Pazio, si chiama Pazio e basta, che rimanda al Topazio. Quindi sì, Emma è stata cambiata in Gemma proprio per ricordare appunto la pietra. Gli abitanti di Roccapietra hanno nomi che ricordano le pietre preziose. Vabbè, queste sono cose che si divertono a fare i traduttori italiani. Per dire, andando avanti col gioco, arrivati nel regno di Galoppoli, si incontrerà un principe che nell'edizione originale era chiamato Faris, come il personaggio di Final Fantasy V. In italiano è stato tradotto con Farsis. Farsis perché di fatto dovremmo mettere in atto delle farse per aiutarlo con dei problemi che avrà e che insomma vedremo o vedrete se, o avrete già visto se avete giocato il gioco. Quindi l'adattamento non è fatto male, è sempre molto giocoso. C'è un villaggio in cui i personaggi parlano in siciliano, che è il... Casa mia, ci hanno messo. Esatto, il villaggio di Porto Trinacrio. Parlano in siciliano. No, anche siamo anche Trinacrio, vabbè. Che la Trinacria è il simbolo della Sicilia. Ecco, oltretutto. Sì, Porto Trinacrio l'hanno chiamato. E, che poi in giapponese aveva un nome completamente diverso che rimandava alle auto.
tipo, adesso mi sfugge quale fosse. Vabbè, sì, appunto, se avessero chiamato Trinacrion in giapponese sarebbe stato preoccupante. Sì, sì, Turinacrio. No, no, ha un nome completamente diverso, in italiano è stato reso con Porto Trinacrio. E sì, poi ci saranno dei personaggi che avranno dei nomi divertentissimi. L'unica cosa, sì, è che questo uso di dialetti in Dragon Quest io l'ho sempre trovato un po' fuorviante, perché obiettivamente è vero che in spacchiamo tutto in chiesa. È vero, ah, sei andato, tra l'altro c'è la team di Dragon Quest 8 in chiesa, però ripresa la direttamente. Comunque sì, l'adattamento, concludendo il discorso, è giocoso, è fatto bene, utilizza i dialetti sporadicamente, meno di Dragon Quest 6. In Dragon Quest 6 c'era addirittura il dialetto, cioè, dialetto bolognese. Il 6 è quello di Zara, di Zarina. No, il 6, no, quello è il 4. Il 6 è quello di Terry. Il 6 è quello di Terry, sì, 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 è quello di Terry. Bogare, sì, lo sì, si chiama sì. L'altro. Quello grosso, quello massiccio. Carver, sì. Henry, il late game è rotto anche in questa versione. Mi ricordo che c'era un modo. Sì, dovrebbe essere rotto anche in questa versione. Non dovrebbero aver cambiato nulla. Trovato un oggetto storico della serie. Sì, bastone di cipresso. Sì, sì, sì. Ecco, parlando di oggetti storici, ne troveremo molti all'interno del gioco, come sempre. Sappiamo che Dragon Quest è molto autoreferenziale di base. E nulla, comunque, andando avanti con la mia esperienza con il gioco, nulla. Arrivò da me il 30 di agosto, cominciai a registrarlo, ci impazzì perché mi piacque da morire, nonostante sia un JRPG estremamente classico, quindi magari a molti può non piacere proprio questa ragione. E ci persi mesi sia a giocarlo per il canale sia a giocarlo per conto mio, proprio perché ero catturato dalla bellezza generale del titolo e dalla cura riposta dagli sviluppatori in ogni singolo dettaglio, escluso il terzo atto, ma di questo non parlerò perché potrei fare spoiler. La cosa che più mi ha colpito è proprio il fatto che se si va anche a osservare da vicino certi oggetti, certe cose, si possono notare un sacco di piccole chicche notevoli. Per dire, se capiterà, Brian, esplorando una di queste case, incontreremo due anziani che stanno mangiando. Adesso sto spasciando casa di pazzi, non lo so se... sì, sì, ma va sempre bene, pazzo non se la prende, non si arrabbia. Entrando in una casa, comunque, si potrà vedere una coppia di anziani che sta mangiando. E se osserverai da vicino il piatto, almeno così era nell'edizione vanilla, potrai notare che il fumo del cibo appena sfornato sale dal piatto in tavola. Ed è un dettaglio che uno dice, sì, è una cavolata, però ti rende il mondo di gioco più realistico, più vivo. Ecco, la cosa bella di Dragon Quest 11 è che le città sono vive. Andando in giro si vedono persone che si fanno i cavoli loro, che suonano in piazza, per dire, in una città più grande, altri che stanno in casa a cucinare. Vado Cici. Come questo, ecco, per dire, come questa donna qui, esatto. Qua Cici che sta cucinando. Cosa non sono? Sembra un video dog. Un salsiccione enorme. Esatto. Sei andato a Gohan di casa e non sa più cosa fare. Rispondo anche in breve al fatto, eventualmente la domanda la traslo anche a te, che Veronica ha scritto, farei delle live su Dragon Quest, questo qui. No, personalmente sì, però dopo, cioè io non le farò subito, perché prima voglio giocarlo per conto mio, eventualmente qualche cosa di endgame, magari sempre con Fedri, in base alla situazione, le posso fare. Essendo come ho fatto con Yakuza, che ho fatto per un'ora il farming, potrei fare la stessa cosa con questo. Poi non so la difficoltà del gioco in questione, questo lo vedrò più avanti. Questo io personalmente. Pedro invece? Io sì, farò delle live, anzi questo venerdì farò una all day long divisa in parti, in cui andremo a giocare. DCS, lo porterò tutto su Twitch dall'inizio alla fine, una volta a settimana, credo. Adesso devo vedere un attimo come mi organizzerò.
Non starò a rifare un'altra serie completa su YouTube perché sarebbe distruggente, penso si possa dire distruttivo, forse si suona meglio. Ci sarebbe la fine, diciamo, sarebbe la fine. Allora, ho trovato i vecchi, presente, non vedo il fumo, però. Vediamo se ci, perché questi vi ricordo che sulla zuppa che aveva andava avanti si vedeva, almeno nella versione vanilla si vede. Forse qua l'hanno tolto. Magari è tardi, a parte la vecchia sta morendo, c'è, cioè, questo sto brutale in mano, poverina. Falla qualcosa, signora! I limoni, signora! No, mi sa che l'hanno tolto allora. Sono sicuro però che nella versione base c'è proprio un video che lo testimonia, che usciva l'uccello dal cibo. Lucente, vuoi fotterti il pane almeno, per qualcosa di utile. Vabbè, io diciamo che lascio qui i vecchi e vado da pazzo. Li guarda con sguardo un po' lucente, come se era uno sguardo super vacuo. Ecco, anche le mappe sono fatte molto bene, le mappe delle varie aree da vedere sono proprio carine, secondo me, anche a livello estetico. Una cosa che non mi... ecco, questo è importante da dire, una cosa che non mi è piaciuta di meno a Dragon Quest 8 sono le zone selvagge del mondo, anche la warm. Dragon Quest 8 aveva una mappa del mondo a scala reale che era veramente enorme ed era facilissimo perdersi alla ricerca di forzieri, eccetera. Qui purtroppo ogni parte del mondo ha una sua piccola mappa, cioè l'area di ogni regno, l'area esterna di ogni regno, ha una propria mappa più piccolina che... sì, è carina, ma struttura il gioco leggermente più a corridoio, cioè tanto più delimitata. Si perde un po' quel senso di vastità che era presente in Odyssey del Re Maledetto. Non è un male, perché comunque il mondo è grande lo stesso, ma l'idea di viaggio, secondo me, si sente di meno. È una percezione che ho avuto io questa, poi magari per altri non è stato così. Però sì, le mappe sono molto più delimitate, secondo me, rispetto all'otto. Cosa stava cercando di fare Gemma col cavallo? L'ho visto un po'. Ho trovato Medea. Bellissimo. Ma questa versione aggiunge solo gameplay o anche storia? Allora, Veronica, questa versione aggiunge anche degli scenari che vanno ad approfondire il background di alcuni protagonisti. Sono 6 scenari inediti che vanno ad approfondire appunto la storia di alcuni dei protagonisti che fanno parte del nostro gruppo. Non dico di più perché potrei fare spoiler. Però diciamo che si vanno, allora, alcuni di questi scenari, 5 di questi scenari, si vanno ad incastrare tra il primo e il secondo atto del gioco, mentre un altro è nel terzo, da quello che mi ricordo. Io l'unica cosa che dico è che non ho avuto ancora la possibilità di giocarli, nonostante io abbia acquistato già Dragon Quest XI per Switch. Purtroppo non ho avuto il tempo di giocarlo, avendo anche tanti altri contenuti da trattare sul canale e in generale. Però di per sé sono aggiunte di storia che non vanno a modificare l'esperienza, da quello che ho potuto sentire, da quello che ho potuto leggere. Vanno solo ad arricchirla ulteriormente, però se avete giocato la versione base e siete rimasti soddisfatti della versione base, a mio avviso... giocare questi scenari è sì interessante, ma solo per coloro che hanno un amore appassionato verso questo gioco o hanno il Game Pass, perché io capisco che effettivamente spendere altri 40 euro per un gioco che sostanzialmente si è già giocato per alcuni possa essere un dispendio, insomma, di denaro notevole, soprattutto in un periodo come questo in cui ci sono i problemi che tutti sappiamo e in cui esce anche un gioco molto atteso che non nominerò, ma che tutti conoscete. Yakuza, esatto. Yakuza 2077. Yakuza 2077, okay. Esatto.
Comunque sì, diciamo che 11S si rivolge, dal mio punto di vista, a chi non ha mai giocato il gioco o a chi ha amato alla follia Dragon Quest 11 e ha voglia di rigiocarlo in salsa rinnovata, con una colonna sonora migliore, o vuole goderselo in 2D, oppure vuole vedere le storie aggiuntive dei vari personaggi. Onestamente io, da grande fan della serie, l'ho acquistato per Switch anche perché giocarlo in portatile, secondo me, aggiunge tanto all'esperienza. In portatile il gioco rende molto bene, ciuccia tanta batteria, questo non posso negarlo, però di per sé il gioco giocato in 3D in portatile è estremamente bello da perselo godere anche in all'esterno, comunque quando sei in viaggio eccetera, è una cosa da non sottovalutare. Ecco, un'altra cosa che è stata aggiunta in esse, e un'altra feature molto importante che farà la gioia degli appassionati della serie, sono alcune missioni che si possono affrontare nei mondi dei vecchi Dragon Quest. Salta. Per affrontare queste missioni... Scusa, Brian. No, c'era una cosa che luccicava nel tetto. Ah, sì, quello è l'oggetto di una quest secondaria, se non ricordo male. Puoi arrampicarti e recuperare. I vecchi sono andati lì e ha lasciato il cibo lì. Non sono neanche lei, sono morti. Sono decomposti. Direttamente. Tra l'altro ho capito cosa hanno inteso con le bugie. Vedete, alcune persone dicono una cosa senza senso, poi dicono, mi hai creduto, allora anche a te ha dato di volta il cervello. Questo qui, per esempio, questa qua è una bugia. Prima ero uno slime, sai, ma poi sono rinato come essere umano. Non ti preoccupare, non sono una persona cattiva. Davvero, Slurp? Non è mica creduto, allora ti ha dato di volta il cervello. Bellissimo. E hanno anche il simbolo, tipo questo qui. Molti hanno la faccina scherzosa. Sì, questi personaggi che hanno il fumetto viola, non questo, il fumetto fucsia, diciamo, perché questo è quello viola, i personaggi che hanno il fumetto fucsia ti danno dei consigli su dove devi andare per proseguire con la trama principale, mentre questo che abbiamo appena incontrato è un NPC che ci dà la primissima missione secondaria che possiamo affrontare in Dragon Quest XI. Dobbiamo recuperare appunto la piuma eolica e consegnargliela per ottenere da lui. Si può saltare? Sì, si può saltare. Sì, si può saltare come accadeva 10. Ecco, io avrei voluto un discount per i possessori originali. Dark Souls Remastered e Quarry Recording davano un 50% di sconto ai possessori originali in alcuni casi. E sono stati gratis come Skyrim Special Edition, Bioshock Remastered o Mafia 2 Definitive. Allora, in realtà è un discorso sul quale io sarei d'accordo, obiettivamente anche a livello morale, però sappiamo che spesso e volentieri in Giappone le riedizioni dei giochi vengono fatte pagare, se non a prezzo pieno, a un prezzo ridotto, leggermente ridotto. Ricordiamo che Dragon Quest 11S viene venduto, come diceva Brian prima, a 40 euro invece che a 60, come era l'edizione vanilla. Tra l'altro ho visto una cosa molto divertente in tempi recenti, ossia che sul PSN la versione base veniva venduta a 60 euro, mentre il pre-order di 11S stava a 40. Cioè proprio... Sicuramente dovrebbero o toglierla o metterla a un prezzo ancora più budget. Penso che la toglieranno andando avanti. Non so se effettivamente la vadano a togliere, perché è un po' come accadde con Persona 5, Persona 5. Quello ancora c'è, il 5 base ancora c'è, vero? Certo, c'è ancora. Di fatto Dragon Quest 11S è una versione, cioè è un nuovo gioco, è considerato come un nuovo gioco, come per 5 Royal viene considerato un nuovo gioco, lo stesso vale per 11S. 11S che sostanzialmente rinnova per tutte le edizioni precedenti. La prima edizione, la versione PC della Square Enix, dallo Square Enix Source, sta a 34,99. Ah dai,
È la prima cosa appena entri sullo Screen Store ti allampano con il prezzo, appunto, il gioco a 35, a partire da 35, che è la prima versione con la PC. Perché Beh. per il fatto della sostituzione, su PC molte volte il vecchio lo tolgono, però in effetti tipo Final Fantasy VIII ancora sono entrambi acquistabili, sia normale che il remastered su PC, mentre Dark Souls 1 e 2, quelli non puoi acquistarli, quelli vecchi. Potresti, ma è molto difficile e non conviene. Loro stessi dicono qui sei in obsolescenza, compra quello nuovo. Persona 5 Royal ha il vero finale della storia, diciamo che il più grande Dragon Quest 11S. In che senso il vero finale? Beh, non se no, rischiamo di fare spoiler. Però questa. Devo giocarmelo io il Royal. Ho giocato il Vanilla, ma non la versione definitiva. Che poi vabbè, ricordiamo che tra l'altro Persona 5 Royal è stato anche tradotto in italiano. Comunque, tornando al discorso principale, io lo giocai anche un po' su Switch, lo provai su Switch. Questo dei cavalli è fantastico, rende benissimo in 2D, in 2D ti sbarra proprio pesantemente la strada. Lo giocai un po' su Switch, però poi fui costretto ad abbandonarlo, proprio perché uscirono altri titoli, uscì Death Stranding poco dopo, quindi mi tuffai in quello. Però obiettivamente il consiglio che mi sento di dare io molto spassionatamente è di acquistare 11S su Switch se si volesse rigiocare Dragon Quest 11 dopo averlo giocato su PS4 PC, perché averlo sulla console portatile di Nintendo rende proprio bene, ma veramente tanto bene. Poi la modalità 2D è veramente carina, cioè giocata in portatile è veramente carina e quella vi consuma meno batteria rispetto a quella 3D. Quindi sì, secondo me, ripeto, Dragon Quest 11 resta uno dei migliori JRPG di questa generazione per un sacco di motivi, nonostante il suo classicismo. Innanzitutto perché racconta una storia semplice, ma in maniera intrigante. La storia è ricca di cliché. Come già detto, ci sono un sacco di topos narrativi che vediamo in tutti i JRPG, però riesce comunque ad emozionare e a tenere incollati, proprio grazie a un cast di personaggi che è stato scritto veramente bene. Secondo me hanno tutte le loro motivazioni, sono tutti sfaccettati abbastanza, non certo ai livelli di Yakuza, dell'ultimo Yakuza per intenderci, però riescono tutti a farsi apprezzare. Poi, a livello grafico, per me è un lavoro certosino. Dettagli sono tantissimi, da vedere proprio piacevole. I colori sono molto sgargianti, molto, molto belli. Io ricordo che quando ci giocai la prima volta, quasi sbalordito, cioè, mi guardavo in giro come se fossi entrato in un parco dei divertimenti. Stupendo. Però sì, poi certo in un JRPG non è la grafica a far tutto, però qui è tanto curato. Il sistema di combattimento è classicissimo, gioco di ruolo a turni bisogna seguire varie strategie, eccetera, quindi niente di nuovo sotto questo aspetto. Però sì, anche quel sistema, il sistema non si evolve tanto. Anzi, non si evolve proprio, quello e basta. Ma comunque riesce ad appassionare. Chi ama gli scontri a turni non avrà problemi. Di certo, però, non ha l'originalità di un sistema di un Octopath Traveler o di un Persona 5 o di uno Xenoblade Chronicles 2. E poi, vabbè, nel caso di Xenoblade Chronicles 2, parliamo di un sistema di combattimento semi-automatico che io personalmente non ho apprezzato troppo, perché gli scontri durano decisamente troppo, ma vabbè, qui rischiamo di divagare e finire su un discorso che non c'entra nulla. Altri pregi dell'11, di Dragon Quest 11, sono le musiche in versione orchestrale, che sono molto belle.
non nella versione MIDI, come già dicevo all'inizio. E poi il fatto che è un gioco rilassante. Io lo trovo estremamente piacevole e rilassante da giocare. Cioè, se siete di cattivo umore, vi fate una partita a Dragon Quest 11 e dimenticate ogni problema. Beh, io sono dell'idea che se una storia è una mia pretesa intellettuale, voi si consapevolmente buona scrittura e cresce per prima di stare ancora facendo un buon lavoro. Sì, sì, no, ma infatti. Poi in realtà ci sono anche dei rovesciamenti di cliché, soprattutto nella parte iniziale. C'è un rovesciamento di un cliché abbastanza classico e lo vedremo a breve. Io volendo prendere una Switch, perché viene a giocarci direttamente lì e lasciare stare la versione PS4. Allora, Kami, lì dipende da te. Cioè, se vuoi giocartelo in portatile e goderti di più l'aspetto tecnico, cioè dipende se vuoi giocartelo in portatile o goderti di più l'aspetto tecnico. Se vuoi goderti di più l'aspetto tecnico, ti conviene giocarlo su PS4. Se per te averlo anche in portatile è un plus, vai di Switch. Dipende da te, dipende da cosa. Da cosa consideri meglio? Io, ripeto, la versione Switch l'apprezzo parecchio, proprio perché è stata resa bene per la console Switch, gira veramente bene, nonostante Switch abbia un hardware, insomma, si è dotata di un hardware non eccellente. Poi esatto, come dice K, Klaus, se è una Pro gira a 60 fps molto tranquillamente. Bocca al cielo. Meraviglia. Ecco, un'altra cosa, Brian, che noterai che rende il grind comodo è il fatto che questo, come in Yakuza Like a Dragon, che ogni volta che sali di livello HP ed MP si acquistano in automatico. Molto molto comodo per livellare. Veronica chiede, ma perché è stata scelta la traduzione pimpante? Allora, per chi non lo sapesse, i poteri pimpanti sono delle mosse speciali che i nostri eroi possono utilizzare quando vanno per l'appunto in status pimpante, quando vengono avvolti da quest'aura di colore blu. Allora, intanto questa meccanica, ecco, è una delle pecche di Dragon Quest 11, perché a differenza della tensione di Dragon Quest 8, è randomica. Il personaggio va in stato stimpante quando gli pare a lui. Non possiamo scegliere noi quando mandarcelo, se non con dei determinati oggetti che però si trovano. Perché sia stata scelta la traduzione pimpante è perché si sono basati come sempre sulla traduzione inglese, in cui la parola pimpante è pep, cioè vanno in pep in inglese i personaggi, mentre in giapponese loro entrano nella si chiama zon, lo status pimpante. Invece le tecniche che possono utilizzare insieme agli altri personaggi, perché se ci sono personaggi pimpanti, zone, possono eseguire delle tecniche quando possono eseguire delle tecniche, compare un'opzione chiamata Renkei, che vuol dire appunto collaborazione, cooperazione. Io, tra l'altro, avevo fatto un errore nei video che avevo fatto, pensavo proprio che lo status si chiamasse Renkei in giapponese, quando in realtà Renkei sono gli attacchi fatti dai nostri personaggi insieme agli altri. E di per sé lo status pimpante si chiama proprio Zon, la Zon, scritto proprio Zon in giapponese. Pimpante è una traduzione libera che è stata ripresa dalla versione americana del gioco, chiaramente. E purtroppo aggiungerei, perché la Zon è molto più... dà più importanza a questo status alterato. Pimpante invece sembra, non lo so, molto buttato lì, non l'ho sempre criticato. La traduzione personalmente non mi piace e non mi fa impazzire, però è così e ce la teniamo in questo modo. Ma vedo che hai trovato dei tempire, Ibra. Ah, non sono quelli di La Città Incantata. Ci assomigliano. Tra l'altro ne ho uno personale.
uno qua a casa di Tempira che mi ha portato. E dove lo trovo con questi builders? Ho trovato rame, selce. Sì, 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 come sempre. Questi sono i materiali per il crafting. Ecco, anche le sessioni di crafting sono state tanto semplificate in 11S rispetto alla versione base, perché una volta che troverai l'oggetto che ti permetterà di craftare appunto armi, armature, eccetera, non dovrai più andare alla ricerca ogni volta dei materiali, ma potrai anche decidere di acquistare direttamente da quell'oggetto lì, da quella sessione di gioco lì, senza necessariamente dover girare ore e ore per il mondo di gioco alla ricerca di materiali. Ok, l'equivalente del pentolone alchemico. Esatto, solo che è molto più, è un sistema di crafting più rapido, più semplificato e più intuitivo. Il pentolone alchemico si basava tanto sulla sperimentazione, le ricette che si trovavano per il mondo di Dragon Quest 8 erano poco precise, bisognava tentare, mentre qui si può craftare solo se si trovano le ricette. Sì, se non ha il modo, cioè l'ha fatto spesso Level 5 anche con Rogalaxy, ha fatto quel sistema di officina diabolica per craftare le cose. Esatto, sì, mi ricordo. Sì, era una meccanica molto da Five, è vero, sono d'accordo con te, secondo me l'avevano pensata loro e non il nostro amato Trittico. Sicuramente Ori avrà dato l'ok, perché sappiamo che cura ogni Dragon Quest come se fosse un figlio. Però sì, qui c'è la forgia da viaggio, è la forgia da viaggio, l'oggetto che potrai utilizzare appunto per craftare, e ci saranno appunto delle ricette specifiche che si potranno trovare sia nei forzieri sia nelle librerie delle varie ambientazioni che si vanno a esplorare. Ecco, un'altra cosa che dico anche sempre a titolo informativo, come avrete visto, come molti sapranno, si possono balzare via i nemici più deboli col cavallo. In Dragon Quest 11S, sbalzando via i nemici col cavallo, otterrete anche un minimo di esperienza, cosa che nella versione base cioè, non avveniva. Non ottenete tanto, però a qualche punto vi arriva. Abbiamo un tempo arrivato. Dove si vedono quale cosa? In caratteristiche, sì. 32. Ho preso l'unico momento in cui, perché gli ornitorinchi non li devo sbalzare. Perché questi sono più alti, quindi puoi sbalzare. Ah, ma quanti giorni c'ha sto qua? Ho toccato 6 volte di fila. Ora quante di esperienza? 26. Allora, martello. Penso che velocizza appena accetto. Sì, sì, fuori. Ma ci sono tante cose che velocizzano. Sì. Due esperienza l'uno. Metto un elastico, comincio a girare il tondo. Esatto. Sì, guadagni, però non so se effettivamente ti faccia salire di livello se stai esplorando. Se vuoi lo possiamo testare effettivamente, perché questo non l'ho mai testato nemmeno io. Quanti esperienza mi da scoprire? Perché se livello con questo ho vigore. Secondo me con questo riesci a salire al 5. Ci sono. Quanto mi manca? 7 punti esperienza, quindi me ne mancano 4, 3, 2, 1. Porca miseria, uno me ne manca. Dai, c'è un Martellus. Allora vediamo se. Oh. Allora, non ho livellato. Manca ancora uno? No, c'è scritto 0. Quindi comunque deve entrare in una battaglia e. Sì, devi per forza combattere. Forse l'hanno fatto per evitare la cosa che volevi fare tu, cioè di girare. E quando arriverò al 98 l'ultimo livello lo farò così. usando ma lì ci sarà esperienza, vedrai poi quando ci arriverà. Siamo al punto clou.
Siamo ai Ho punti preso cura. Eccoli abilità. qua. Allora, già comunque c'è questa scacchiera che fa molto figo. Sì, è bella, è fatta molto bene. E qua puoi vedere cosa vai a sbloccare, almeno le Spada, spada. abilità circostanti. Fa un po' sferografia. Fa un pochino sferografia. Colpo del drago. Lucente. Possibilità di diventare pimpante. Ok, queste qua sono belle caratteristiche base. E poi c'è questo. Vabbè, giga distruzione, abilità storica. Esatto, sì, Ma sono. ad intuito, meglio sì o no, così in breve. Con un livello normale si possono ottenere tutte le abilità. Allora, io ho portato tutti al 99 e per tutti mi è rimasta fuori un'abilità nella griglia, usando tutti i punti esperienza. Si deve usare semi dell'abilità. E allora si deve Devi scegliere usare. bene. Sì, no, nella prima parte ti conviene. Allora, Capisco. inizialmente conviene andare cioè, ragionarci un pochino su cosa migliorare. Io per dirti ero partito con gli spadoni, esattamente come ti sta dicendo anche Veronica adesso. Spadoni è la cosa buona con cui partire, anche perché si sbloccano delle abilità notevoli, ce n'è anche una che colpisce tutti gli avversari, che non è male. Poi ecco, consigliabile proseguire con le abilità del lucente. Io la spada a una mano, cioè il set spada scudo, non l'ho praticamente mai usato nel corso di Dragon Quest 11 con lucente. Sono sempre andato di spadone, perché lo spadone fa proprio male, ma male, male. Utilizziamo Ecco, poi allora spadone in guardia. un'altra cosa, sempre a livello di gameplay, è che Quest 11 conviene sempre craftare piuttosto che comprare nei negozi, perché si risparmia tantissimo e si possono ottenere soldi eventualmente per le parti più avanzate, cui serve acquistare, diciamo, dei materiali di un certo livello per craftare le armature. Fatto anche per 11 Vanilla avevo scritto proprio una guida su dove trovare tutti i materiali per le migliori armor, cioè per i migliori set del gioco di armi e armature. E obiettivamente bisogna essere belli e ricchi per poter acquistare tutto senza problemi. I semi abilità, c'è un modo per farmarli, Veronica? C'è un modo per farmarli, ci sono anche dei video che fanno vedere come si fa. No, c'è dei troll, come nel lotto probabilmente. Ne ho No, uccisi c'era. 150 troll, un seme, uno, non me l'hanno dato. I semi dell'abilità fanno sempre impazzire, perché non sono mai tanti. Davvero strano, ok. Ok, Però ora. ecco, questo lo ripeto a titolo informativo, terminando questa demo otterrete tre semi dell'abilità come premio per aver appunto completato la versione di prova del gioco. La finite, ottenete la ricompensa, poi utilizzate il vostro salvataggio sulla versione completa e andate avanti con la vostra avventura. Comunque, ecco, tornando a un discorso che avevo fatto anche prima, si è proprio intuito che questo Dragon Quest 11 sia rivolto a un pubblico molto più grande, anche proprio per la questione della demo. Perché dare 10 ore di gioco prima di poterlo acquistare, per me non è da poco. Cioè, come voler dire, dai, dai, giocate, giocate, il gioco è lunghissimo, provatelo, perché è difficile dopo 10 ore di gioco non aver la voglia di. Secondo me Square ha fatto bene a rendere disponibile una demo così profonda, anche perché permette di conoscere parecchio bene tutte le meccaniche di gioco. Cioè, in queste 10 ore di gioco che si possono provare, che poi non è a tempo la demo, questo ci tengo a ricordarlo, si possono comunque sperimentare per benino tutte le meccaniche che il titolo è in grado di offrire. Riuscite a vedere quasi tutto senza problemi. Ci perdono proprio tempo, ma qua escono più facilmente rispetto all'8. Sì, è vero, se le abilità non fanno impazzire come in Dragon Quest 8, è vero, Cremisi. Troll di merda.
detto. E siamo arrivati ad Ellador. Questa è la città, la prima città grande che visitiamo nel corso di Dragon Quest XI. Un luogo molto bello, pieno di particolari anche questo, e che rappresenta in pieno la classica cittadina medievale da JRPG. Proprio classicissima. A differenza di altre che invece saranno un po' più particolari. La cosa bella di Dragon Quest XI è come ogni luogo abbia il suo stile architettonico, cioè l'architettura delle varie case che esploreremo, le varie città saranno sempre diverse. Tutte le città sono diverse tra di loro e molto peculiari nell'aspetto e nella loro estetica generale. Quindi anche sotto questo punto di vista il gioco è stato tanto tanto ho detto affetta no problem, sono cos'è sta cosa? No, ok, per ora i miei fondi non permettono l'acquisto dell'affetta. No ma tieni che tanto assolutamente sono monete precate, non si può essere indecisi sull'acquisto. 10 ore. Sono assolutamente d'accordo con te, è vero. Comunque Brian, a questo punto, visto che non ho parlato solo io e vorrei annoiare chi sta seguendo, chiedo anche a te, come ti sembra per ora? Cioè, che impressioni ti sta dando, pad alla mano? Allora, io prescindendo che i giochi dove si corrono sono bellissimi. L'ho detto in italiano pessimo, però venire dopo tanti RPG dove è tutto lento, e sembra quasi che ormai la lentezza negli RPG sia quasi un oggetto di vanto. Erano belli gli RPG. No, un RPG può essere a turni ed essere veloce. E questo e Like a Dragon ne sono la prova su questo. Quindi già il fatto di aver portato una formula vecchia, che comunque vecchia non è uno stile, il gioco di ruolo a turni, con una velocità comunque sempre cercando di buttare l'occhio anche sul renderlo rapido e renderlo immediato anche dal punto di vista del gioco, ma che sta dicendo questo? È quello delle ma prima sempre le bugie devono dire, perché sennò quindi questo poi è ovvio che quei nasi giganti, questo è bellissimo. Poi è ovvio che quello che la prima impressione che dà per chi ha giocato Dragon Quest 8 è Dragon Quest 8 su PS4 come primo impatto a livello tecnico, a livello globale. La differenza è che lì già avevi subito Yangus che ti smarmametrava, qui hai Gemma ma per poco, ora sono da solo col cavallo. Per carità, tra Yangus e il cavallo non è che ci sia un'enorme differenza, però Yangus parlava, però il cavallo di Dragon Quest 8 parlava pure quando beveva, però qui invece è un po' diverso. Quindi questo E per l'appunto la cosa che si ritrova è il gioco di ruolo a turni, l'inventore del gioco di ruolo a turni. Quindi non è solamente una formula vecchia riproposta oggi, è l'invenzione di quella formula riproposta oggi sotto una chiave più rinnovata, col suo sistema di... con lo skill tree, comunque con un sistema di abilità da apprendere, quindi una divisione di scelta, una scelta serrata appunto, come mi hai anche confermato, bisogna scegliere cosa fare tra le cose. Quindi cercare già da subito come inquadrare il personaggio nel suo gioco, comunque nel suo stile di combattimento, che possa essere spadone, che possa essere spada o quello che avranno gli altri. Ritrovando poi tutti i canoni base della serie, che o si conoscono con questo nel caso sia il primo, o si rivedranno nel caso sia quello dopo l'8. Perché cioè, se Dragon Quest 11 è il tuo non primo, molto probabilmente è l'8 il primo. Perché è molto difficile che una persona occidentale abbia iniziato da qualche altro Dragon Quest. Può essere, o una coniglietta. È iniziato dal 5 in realtà, l'avevo giocato su SNES, su PC ai tempi. Quindi... Devo fare una foto alla Lo provai in quell'occasione e fu dopo che seguì Dragon Quest, cioè comprai Dragon Quest 8. Anche perché io scoprì Dragon Quest in maniera abbastanza divertente, l'ho raccontato più volte, ma dopo lo racconto dopo, ti lascio, cioè, ci mancherebbe qui, altro. Qui il lighting lascia un po' desiderare. Ti ho interrotto, scusami Brian. No, vabbè.
Cos'ha questo in testa? Ah, sono i capelli, pensavo fosse un rubino che avesse incastrato in... Signorina, non la vedo bene. Ok. Quindi, comunque questo, quindi si ritrova per l'appunto il gioco. Ora, ovviamente l'eccezione che conferma la regola, però molte persone hanno comunque conosciuto la serie, comunque Dragon Quest in generale, con l'ottavo capitolo, anche perché fondamentalmente è l'unico in Europa che oggi ancora poi ritrova, che al tempo più che altro si ritrova su PlayStation 2. Difficilmente uno ha avuto il 7 sulla prima PlayStation, anche perché non è arrivato in Europa. Quindi su console fissa ti ritrovavi Dragon Quest 8. Quindi una persona che ha conosciuto la serie con Dragon Quest 8, poi andando a riscoprire a ritroso, andando avanti, ora Dragon Quest 1, 2 e 3 sono disponibili su Switch, 4, 5 e 6 sono per DS, anche se ormai non si trovano più, 7 e 8 si trovano su 3DS, anche se 3DS è fuori produzione, il 9 è su DS, anche quello non si trova più. Quindi si spera che eventualmente riportino a livello odierno la serie, cioè non penso ci voglia molto a fare una bella collection totale su tutte le piattaforme. Che l'11 possa essere anche un mini trampolino per questo, che possa effettivamente far portare tutta la serie. E per il resto comunque a me la formula RPG, anche nella sua vecchiaia, comunque mi fa impazzire sempre. Il suo fai questo, facendo questo sblocchi questa cosa. Anche se prendo un livello, prendo 2 di potenza fisica. Porca miseria, ora quanto danno riesco a fare in più con questo 2 di potenza fisica? Mi serve? Quanto mi ha aiutato? Se porti due palle di cannone, ti sblocchiamo una porta e dentro questa porta ci sarà la polvere da sparo. Devi andare dove... È una cosa vecchissima, è proprio veramente la formula RPG 101. Però è da quando conosco gli RPG che mi fa impazzire. E quindi rivederla e comunque vederla nel suo capostipite all'estremo, perché per quanto RPG ne esistono tanti, lo vedi a colpo. Se conosci Dragon Quest, lo vedi a colpo che è questo Dragon Quest. Gli riesce a dare un'identità. È vero, sì, beh, a parte anche l'aspetto estetico, che comunque contraddistingue perfettamente questa saga, essendoci la mano di Toriyama, lo si vede proprio a livello di gameplay, a livello proprio anche degli stessi oggetti che si possono trovare in ogni capitolo della serie. Il discorso che facevi prima tu sul bastone di Supremo. Sì. Sono tanti gli oggetti nel corso dell'avventura che ritornano qui con la stessa funzione che avevano, per dire anche le chiavi, la chiave del potere, la chiave magica, che servono appunto ad aprire forzieri o comunque porte, in questo caso, che prima non si potevano sbloccare. È vero, è proprio, cioè, Dragon Quest in realtà come serie è anche molto autoreferenziale di per sé. Gli elementi sì, vengono sempre ripetuti di capitolo in capitolo, proprio per far sentire il giocatore a casa. Cioè, Dragon Quest secondo me ha avuto un'evoluzione che è opposta a quella di Final Fantasy, o meglio, Dragon Quest si è evoluto dal punto di vista tecnico, è andato a svecchiarsi su certi aspetti, ma sostanzialmente resta sempre quello nell'anima di fondo. Final Fantasy ad ogni capitolo si rinnova da zero, crea tutto da zero, un nuovo sistema, un nuovo gameplay, eccetera, mentre DQ resta saldo alle sue origini. E forse sarebbe anche tempo che cominciasse a usare di più, secondo me, perché io adoro la sua formula classica, però sarebbe bello vedere qualche estro più... Bellissima qui la visuale. Cosa che tra un po' si romperà una gamba. Sarebbe bello se provasse a usare anche di più in termini di gameplay, ma questo non andandolo a snaturare, ma anche tentando... Eccolo che si ammazza, no, non c'è il falling damage... No, non sarebbe male se provasse anche a raccontare delle storie un po' più crude e meno edulcorate. Perché per dire, nei manga, poi chiudo il discorso perché non vorrei divagare troppo, nei manga di Dragon Quest il sangue si vede, la crudezza di certe morti c'è. Qui nella serie videoludica purtroppo manca questo aspetto. Io vorrei che Dragon Quest provasse a dosare leggermente di più dal punto di vista del gameplay, con magari un sistema di combattimento ibrido tra i turni e
e l'action, come anche un Final Fantasy VII Remake. Io ho adorato il sistema di partenza di Final Fantasy VII Remake. E allo stesso tempo che andasse a creare delle storie, sì, fiabesche, sì, interessanti, ma con... cioè no, fiabesche no, delle storie fantasy, però con un elemento di maturità, perché è vero che le storie di Dragon Quest sono date a un pubblico di tutte le età, i giapponesi di 40 anni, di 50, di 60, problemi, forse anche più vecchi. Però avere una storia un po' più adulta, un po' più... che osa un po' di più, non mi dispiacerebbe, personalmente. Mi piacerebbe vedere un Dragon Quest un po' più simile ai manga che non fa ai giochi per console a cui siamo stati abituati. E sarebbe questo il mio auspicio riguardo un... sarebbe questo che vorrei vedere in un 2012 che sappiamo comunque uscirà in futuro. Però dubito personalmente che accadrà, perché mi sembra tanto che l'Armor Project team sia sempre stato ancorato a questa formula che comunque vende, ha venduto e venderà sempre. Quindi non credo che faranno chissà che cosa. Allora io te lo dico però in maniera molto dall'alto. Mm-hmm. Quando giocherai Dragon Quest Builders 2, per quanto è molto molto infantile in molti suoi temi, ci saranno delle parti mature, dico solo questo, mature. Ma anche in 11 ci sono. Anche in 11 ci sono. Peccato che, non dico altro, però chissà, e ha giocato... credo concordi col sottoscritto, perché c'è proprio una cosa che accade in 11 che a me ha fatto incazzare tantissimo, ma non dico niente, Brian, perché non sarebbe corretto nei confronti tuoi e nei confronti di chi segue e non ha giocato il gioco. Pedro, ma con i collan della vecchia presa in questa città, cosa ci faccio? Anch'io le calze a rete, che te si è lamentata la vecchia. Hai visto che ha avuto la reazione? Non guardare, ma... scusa signora, lei che se ne fa? Cioè, qua, eccole qua. Calze che mettono in salto le gambe. Gliele equipaggia a lucente. Scusa. No, servono per un costume. Per un costume di un personaggio. Ciao Vince. Ciao Vince, buonasera. Ecco, e tu Brian invece da un evento... Allora, so che devi ancora giocare lui. Cosa ti piacerebbe vedere nel futuro di Dragon Quest? Chiedo, cioè, rigiro a te la domanda a cui mi sono autorisposto. Cioè, sostanzialmente rigiro a te il discorso che ho fatto a me stesso. Allora, da un certo punto di vista... quello che sono arrivato qui, ho fatto il giro largo, non so neanche io come sono arrivato qui, che ne so, mi sono perso e sono arrivato qui. Che stavo dicendo? Sei incazzato, non la sapevo sta cosa. Non sono andato dietro. Ma puoi scendere anche da sotto? Ti fa andare per caso? Cioè, ora non lo so, ora mi ha visto e quindi non sono potuto. Devo ricapire come sono entrato lì. Da qua. Là in fondo. Bello, l'hanno prevista sta cosa. Figata. Quindi se ora io faccio di soppiatto. No, si blocca, ok. Non si può fare adesso. Ah, ok. No, infatti mi sembrava... Si gira il... Peccato. Non l'avevo mai fatto questo. Carino. No, questa cosa. Allora. Come vedi, si possono scoprire sempre dettagli nuovi in sto gioco. Dubita l'essere. Ecco, tra l'altro, piccola curiosità. Lo scatto che... Che ti piace tanto, Brian, nella versione giapponese originale non c'era, lo hanno aggiunto nella versione europea. Lo scatto del lucente non c'era proprio, lui correva solo a velocità base. Come hanno fatto a sopravvivere? E infatti sono andati malissimo. Sì, no, ma la prima versione giappa è tanto castrata rispetto ad esse, ovviamente, ma anche rispetto a quella europea. Anche le finestre di dialogo
così sul marroncino, eccetera, sono state ridisegnate proprio per la versione europea barra americana. Nella versione giapponese c'erano le finestre nere con il testo bianco, tipiche della serie. Anche tutti i menu, eccetera, sono stati un po' rivisti e resi più piacevoli dal punto di vista dell'estetica. Come corre. Non c'è bisogno neanche di me. Oh, signorina, ciao. Qui sei nella città, nella parte dei ricchi, nella parte dei nobili. Per Dragon Quest, comunque futuro in genere, a parte Infinity Strash o Slash, mi scordo sempre il nome, dovrebbe essere l'action RPG basato sull'universo di Dai, quando si decideranno a dare maggiori informazioni, perché è l'unico di cui non ho letto nulla durante l'anniversario. Hanno parlato di quello arcade, di quello mobile, però Strash è rimasto nell'etere. Anche quello più atteso perché è l'unico su console, quindi è l'unico che è. Allora, personalmente, da un certo punto di vista, ormai più per, come si dice, solidarietà all'interno della stessa, o comunque una sorta di cosa finale, perché appunto è Dragon Quest, la base del gameplay non la toccherei al più, farei una doppia versione come è stato 3D e 2D. Nel senso, avere la versione turni e la versione action, cioè non mixati, separati. Così io eventualmente, se posso scegliere, scelgo di giocarmi Dragon Quest alla Dragon Quest, o giocarmi Dragon Quest come nuova esperienza, quel che è. Però questa è più una cosa particolare, perché il gameplay è toccato molto da chi si sta occupando della versione specifica. Ora, per esempio, Dragon Quest 11 su 3DS lo hanno curato gli Orca, di cui non so nulla, però Orca mi ricordo Orca in molto particolare come nome di Software House, e quindi mi ricordo di citarlo ogni volta. Però per l'appunto hanno curato quella versione 3DS molto particolare, perché si rifà si fa un gioco nuovo con un gameplay vecchio, quindi di per sé molto particolare la cosa. E per il futuro, il fatto di avere comunque, che il titolo debba essere in ogni caso prima di tutto su piattaforma, l'ultima piattaforma a livello tecnico, perché se la prossima, come è stato che il 9 numerato l'hanno fatto su DS, se il 12 lo fanno solo mobile, diciamo che un pochettino mi viene meno il significato di questo discorso, perché loro hanno sempre fatto Dragon Quest sulla piattaforma più venduta, sacrificando molte volte anche la potenza, come è stato per l'appunto il 9 che l'hanno fatto su DS. Il 10, che era un MMO, l'hanno inizializzato su Wii, che su Wii per giocare online con qualcuno dovevi, non lo so, cioè non dovevi, io non sono mai riuscito a fare una partita online su Wii con nessun gioco. Hai provato, quindi, personalmente. Quindi lanciare... Ma non vuole che prenda il forziere? Questi sono i regali per... appunto, per questo. Ho provato far lanciare un MMO su Wii, vuol dire che credi tantissimo alle copie vendute, cioè non credi sulla Wii, credi su quelle. Infatti oggi è giocabile su PS4, su Switch, su Wii U penso ancora sia giocabile, su 3DS tramite l'online browser, in modalità cloud, su PC come abbiamo provato noi a giocare, e con quello che ha potuto provare cercare di giocarci a quel gioco. Siamo passati direttamente all'11. Ah, questo è il 10. Ok, ciao. Quindi questo. Quindi dal punto di vista del gameplay, questo. Magari l'esplorazione, per quanto le zone sono bellissime, sono divise. E ora io non so che metodi di spostamento ci sono qui oltre il cavallo, se c'è un equivalente di Empiria. Ci sarà. Quindi comunque qualcosa di simile ci sarà. Quindi comunque si può vedere dall'alto, perché sia i Dragon Quest che hanno il modo di spostamento aereo facevano vedere per l'appunto i limiti della mappa di gioco. Per quanto la world map di Dragon Quest 8 è fighissima, perché penso sia stato il primo gioco che abbia mai giocato che abbia le città dove tu non è che le città erano piccole e centravi, proprio le vedevi effettivamente, la mappa era 1-1.
E questa cosa mi è sempre rimasta impressa. Però una volta che avevi Empirea, si vedevano i difetti della mappa, diciamo. Si vedeva che era costruita per essere visitata a piedi una volta e amen. C'era quel segreto della montagna degli slime, una cosa così. Quindi al più quel che chiederei è una evoluzione. Oh, Angelo! È un'evoluzione del modo in cui si può concepire sotto tutti gli aspetti una world map, che sia terra, che sia aria, che sia acqua, che sia vento, che sia acqua l'ho detto, terra l'ho detto, Ventus l'ho detto, che siano tutti i protagonisti di Kingdom Hearts praticamente a livello di visione della world map. E sottolineo, non che sia brutta la mappa, ho trovato una fiala. Ma è il modo in cui la vedi magari a endgame. Almeno Sì, l'8 sì. dico. È l'altro che ho giocato che ha Empiria, perché sono Empiria. Ne ho giocati pochi, però in questi pochi che ho giocato, due hanno Empiria. Allora, anche in questo Dragon Quest purtroppo c'è la world map non in scala, nel senso che con la nave e con l'oggetto, la creatura, come vogliamo, volante, c'è la stessa cosa che accadeva in Dragon Quest. Uguale, qui, purtroppo. Questo non è stato cambiato, proprio perché secondo me devono ancora riuscire a gestire, devono ancora imparare a gestire una mappa di scala 1-1 durante gli spostamenti in nave o con mezzi volanti. Purtroppo sì, anche questo Dragon Quest 11 presenta questa problematica, chiamiamola così. C'è il dottor Gelo nel frattempo. C17 che incontra suo padre, praticamente. No, non sono spoiler sulla trama, state tranquilli. Se non mi rifanno la Calia Volante, mi va bene la mappa così. Però c'è da dire che effettivamente Final Fantasy XV su questo aspetto era più attento e migliore rispetto a Dragon Quest. Questo non c'è nulla da dire, anche se è vero che Final Fantasy XV in quella mappa aveva una sola città esplorabile, che era l'Estallum, quindi sicuramente più facile da gestire. Poi nella zona di l'Estallum mi sa che non si poteva neanche volare con la regalia, vero Brian? Tu te lo ricordi Sì, vabbè, diciamo sicuramente. che Mi sa che era non te lo molto ricordato. limitato il Logico. volo in Final Fantasy XV. Il volo era soggetto al fatto che dovesse esserci, ma non che funzionasse. Ma Sì, quella è una anche mappa aperta, cioè Final Fantasy XV è open world e ha la struttura da open world, diciamo, è western sotto un certo punto di vista come mappa. Invece Dragon Quest si rifà molto sulla struttura giapponese, e la struttura giapponese per l'appunto mappa di gioco enorme con delle città. È enorme, enorme, magari una parola grossa. Mappa di gioco non è, no, è mappa di gioco e basta, con delle città. E questa cosa, se la fai troppo compressa, è come se tu facessi un gioco lineare in un mondo non lineare. Come se devi andare sempre da punto A a punto B, però il gioco ti dà una mappa per fare questo. Solo che poi una volta che vedi tutto dall'alto, comprendi che in realtà hai girato su te, se, cioè hai fatto un giro tondo su te stesso. こいつはSoprattutto驚いすた。ia Eric. まさか勇者様が同じローすだと。ia Eric, ecco il personaggio maschile con il migliore taglio di capelli, le donne si difendono meglio. Sì, no, è vero, è vero. Tra l'altro nel design ricorda tantissimo, ma veramente tanto, tanto il protagonista di Dragon Quest 6. È veramente similissimo. È la prima cosa a cui ho pensato quando l'ho incontrato la prima volta. Tra l'altro, piccola curiosità per chi volesse saperlo, Eric in giapponese ha un nome completamente diverso, che è Kamyu. L'hanno chiamato Eric, appunto, gli americani, per dargli appunto Stile un americano. nome più amichevole. Beh, ma anche lo stesso Angelo Cucure. è da 8, esatto, Kukuru. Sì, non è meglio, è andato
gli hanno dato i traduttori americani, perché in effetti avere un personaggio che si chiama Cuculu o Cucul non è che fosse il massimo, sicuramente per noi italiani. Non ricordo se era nell'11 che al tempo disse c'è un personaggio che si chiama Merta. No, questo non lo so. Non so se era per un Dragon Quest, era forse Melida, una cosa del genere. Questa mi sfugge, ma la voglio approfondire. E infatti quando ho detto annunciato il nuovo personaggio, merda, ma cos'è? Però non ricordo se era per l'11 o per qualche altro Dragon Quest del tempo, cioè periodo lì, fine anni 2010. Questa cosa la devo andare ad approfondire. Perché al tempo ovviamente la notizia è riportata dai portali americani, perché alla fine chi se ne fregava dei personaggi secondari di un gioco, non si facevano le notizie per questo. Certo. E tutti gli americani a dire, oh guarda, questo si chiama merda. Arrivato il primo spagnolo, dove lì ha un significato anche in Spagna, oh, questo personaggio, this character is like shit in our language. No vabbè, devo cercarla. Voglio capire che fosse. Poi probabilmente era tipo Melida, che Merida, una cosa del genere. E da noi sicuramente l'hanno cambiata sta cosa. Però mi è rimasta troppo impressa. Vabbè, ovvio. Cioè, se c'è un personaggio che si chiama merda, ti rimane impresso per forza di cose. Magari è pure una bella ragazza. Sarebbe stato il colmo. No, adesso sono veramente curioso. Devo scoprire chi è questo personaggio. Perché io mi ricordo che c'è. Allora, c'è un personaggio che si chiama Merutoa in Dragon Quest 11 ed è stato tradotto in italiano con Mostra Lisa, c'è un motivo e non sto a spiegarlo per spoilerino. So che era Merutoa in giapponese, però non credo che fosse quello. Secondo me è una questo merda, ma non è la scena qui, non skipparla perché è bellissima, dice Veronica. Sì, in effetti qua le scene sono molto belle. Tu hai un campo visivo, ste guardi. No, ecco, questo non è troppo curato. No, sono un po'. Marameo. E neanche le orecchie. No, no, non hanno niente. sono degli automi. Ciao Cop, buonasera. sì, nonna, non sento il rumore. Ce l'hai davanti, ma non ti vedo. Vabbè, che insomma ci sta anche, considerando come sono le guardie nei JRPG, sappiamo che sono over rincoglionite, come sempre. Beh, ovvio, con quell'elmo che devono vedere, scusa, beh, Klaus ha anche ragione. Siete delle guardie, ma mettetevi un armamentario decente, non camminate con l'elmo in cui non vedete nulla. No, questa cazzina è stupida. Poi il rapporto tra loro due è molto bello, peccato, ecco. Un'altra cosa che io vorrei in Dragon Quest 12, ma non mi accontenteranno mai, e non accontenteranno mai neanche tante persone, è un protagonista che parla, un protagonista che si esprime, un protagonista che mostra le sue emozioni e non un volo. Che sì, va bene, l'immagine, eccetera, ma io non... Cioè, riesco più a immedesimarmi Shiban Kasuga di Yakuza Like a Dragon, che parla molto e si crede un eroe, piuttosto di un eroe silenzioso. Quindi, diciamo che sarebbe auspicabile che questa cosa venisse messa da parte, perché ora andava bene negli anni 80, andava abbastanza bene negli anni 90, cominciava a stuccare negli anni 2000, negli anni 2010 è il caso proprio di, era il caso già di toglierla. Siamo negli anni 2020 adesso e per me, capisco che è una cifra stilistica, però io la trovo molto datata. È un parere personale assolutamente, però non lo so, io preferirei avere un personaggio a tutto tondo con un carattere ben definito. Io solo in quel modo riesco a immedesimarmi. Non ricordo con esattezza, ma forse i gemelli di Dragon Quest Heroes 2 parlavano davvero? Però non ricordo, o meglio, non il protagonista, l'altro, perché tu puoi scegliere o l'uomo o la donna. Mm-hmm.
La donna, ricordo, io ho scelto l'uomo e la donna parlava, mi pare. Ora l'ho giocato tanto tempo fa, quando è uscito praticamente Heroes 2, quindi non ricordo con esattezza. No, può essere, perché in realtà in Dragon Quest parlano tutti tranne il personaggio che Il comandi. protagonista. Anzi, per assurdo, ed è già capitato di vederlo in altre, il protagonista, se non è il personaggio controllato, o se lo si incontra per Madre, strane non ragioni, hai capito? eccetera, qui sto pensando a Dragon Quest 6, il protagonista parla. Il protagonista parla, è quello. E non lo so, è come se quando lo controllasse il giocatore ci fosse il giocatore al suo interno, ci fosse lui a pensare, a agire come l'eroe. Però, ripeto, è un tipo di immedesimazione che con me non funziona. Non so poi tu, Brian, come la pensi a riguardo, magari invece a te piace, sai, il protagonista. Però io personalmente. C'è Ma anche tu un non intendi Crono te di Chrono caderai, Trigger. Desiree? Quanto Fatemi bello dirlo! sarebbe se potesse esprimersi in un gioco in cui comunque la trama è molto, ma molto curata. Più che altro per questo dipende anche dal modo in cui vivi il protagonista. Esempio, Crono ha un nome e ha una storia molto particolare. Il fatto di vedere sua madre e di non poterci parlare effettivamente è un po' particolare come cosa. Mentre i Dragon Quest penso che oggi sia per il passato che non lo facciano. Finché era il Dragon Quest 1 in cui avevi un solo personaggio e praticamente il re ti sballottolava per tutta Alefgard a fare robe casuali, cioè eri tu, eri la tu nella tua vita reale e dicevi: ma veramente devo fare tutto questo ancora? Come poi nel 2 ci sono stati i tre principi, Canok, Moonbrook e l'altro che non mi ricordo, che per l'appunto erano lì messi a fronte di tutto, e poi nel 3 hanno messo Loto a fare questa cosa, quindi erano comunque i personaggi che vivevano una storia, ma non avevano questa profonda caratterizzazione, quindi non c'era bisogno di farli parlare. Mentre già vivendo per l'appunto Dragon Quest 8, il protagonista, oltre ad essere, non è, in effetti nella storia base di Dragon Quest 8 il protagonista non è che sia centrale in tutto, perché è la guardia di Trod, che se, oh, l'ho visto dei liquid slime, oh, prendi dei liquid slime, la guardia di Trod, che casualmente, se casualmente tra virgolette ovviamente, è scappata la maledizione. Il punto è quando poi fai i post-game, dove si scoprono le origini dell'eroe. Dove lì, infatti, l'eroe dovrebbe avere molto più spessore. Ma infatti il fatto che l'abbiano messo post-game penso sia legato anche a questo. Perché per l'appunto quando, non dico che il gioco debba girare intorno a te per far sì che uno debba parlare. Però quantomeno quando la persona deve essere motivazionale nel suo modo di essere, il doppiaggio può far qualcosa, il doppiaggio riesce a far qualcosa, specialmente quando tutto il resto del mondo è doppiato. Perché se sei l'unico a non parlare, citando Checco Zalone, beh, mutismo selettivo, e comincia a farlo parlare dicendogli di tutto. Dice: sì, ti spengo, poi domani ti riaccendo. No, è quello che più che altro, essendoci tanti personaggi che comunque si esprimono e parlano, avere l'eroe risponde con un vabbè, perché deve far così? Un conto era, come dicevi tu, in Dragon Quest 1, dove l'eroe era il perfetto avatar del giocatore all'interno del mondo, non aveva neanche una storia reale, Quindi ero lì, c'era, quindi ciao. sì. Punto. Cioè era un semplice personaggio all'interno del gioco che presentava il. Ma adesso, nei tempi in cui ormai la narrazione all'interno di un titolo, in cui le trame hanno subito un'evoluzione, sono molto più profonde rispetto a una volta, secondo me risulta anacronistico e allo stesso tempo proprio, come hai detto tu, cioè non rende bene l'idea. Anche un Crono che agire con la madre e non le parla, ti lascia un po' lì. Che poi comunque anche in altre produzioni abbiamo trovato dei side, Persona 5, Persona 4, o anche Yoko Kikun. al
al recente Fire Emblem Three Houses, che lì Violet ha una storia molto importante alle spalle, eppure lo possiamo vedere parlare solo quando vince una battaglia o solo quando abbiamo noi delle risposte. Cioè, lo caratterizziamo noi, però non è che abbia una personalità sua. È quello che un po' o meglio ce l'ha, ma viene tratteggiata tanto dal giocatore e poco nelle cazzine, cioè, quasi per nulla nelle cazzine di per sé, cioè in automatico è quello che si presenta, Eric. E qua vediamo una bella citazione a Dragon Quest 5. Questa è proprio una grande citazione al quinto capitolo della saga, il fatto che loro si lancino nelle acque per sfuggire a delle guardie nemiche. Okay. Game over. Questo è il gioco che c'è all'inizio. Sì, adesso fanno riparare. È praticamente terminato. Vedi quanto dura, solo... Abbiamo anche skippato le cazzine. Il prologo sono praticamente 3 ore di gioco. 2 ore e mezza, dai. Però sì, dura tanto. Ed è molto molto bello. Spoiler. Su cosa? Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Per appunto qualcuno che ci ha lavorato. Ma basterebbe avere delle finte scelte domande. Sì, no, è vero, se anche fossero concesse delle scelte da fare che vadano oltre il sì no, che poi bisogna sempre scegliere in base alla volontà del gioco, già si potrebbe avere un personaggio un po' più profondo, come dicevo appunto prima con Joker di Persona 5 o con Violet di Fire Emblem, dell'ultimo Fire Emblem. Forse è un protagonista veramente muto, così usi un cliché in modo intelligente. Beh, lo faceva GTA 3 questo. O meglio, lo si scoprì. Esatto, Cloud Speed in GTA San Andreas. C'è Catalina che dice: ma lui è muto in realtà. Ma come è muto? Ma davvero? GTA 3 l'ha fatto, ha sfruttato questa cosa del Silent Protagonist e l'ha resa caratteristica del personaggio. Io ricordo che i tempi rimasi piacevolmente sorpreso da questa scelta da parte degli sceneggiatori di Rockstar, scelta molto intelligente, quasi a modi di critica, in un certo senso, quelli che sono i protagonisti silenziosi, critica molto velata. Ma il gioco che ha per emblema il personaggio muto The Quiet Man, che lo eleva all'estremo di ogni cosa. Quindi, cioè, abbiamo The Quiet Man, questa cosa non può essere di più. Ma tu l'hai giocato, Brian? No, hai fatto la follia di giocarlo. Mi sono visto la storia, non mi ricordo da chi l'ho seguito, però no. Un giorno probabilmente lo farò, ma giusto per dire l'ho giocato anch'io. È a 5 euro sullo store, sì. Se ti interessa. No, devo spenderci meno. Cioè, devo trovare tipo una chiave, no, grigia di più, 70 centesimi su Kinguin. Così. Cioè, tra l'altro, perché poi la Software House è fallita. Quindi a chi vanno? Si vanno sulla Square Enix ora sti soldi. Cioè, è fallita, è stata ricomprata, non mi ricordo da chi, da Bethesda, mi pare, ha cambiato nome la... Hanno fatto bene, cioè, quindi di tutto. E quindi ora io, cioè, se io compro sto gioco, a chi vanno i soldi? Sono la Square Enix. Cioè, il punto è che se io lo compro, cosa che devo fare comunque, forse io, vuol dire che sto finanziando quest'opera per farmiene fare altri. Quindi diciamo che è un po' vorrei comprarlo senza finanziare niente. Devo capire come fare questa cosa. Chiedi l'account in prestito, chiedi la condivisione di account con qualcuno che ce l'ha già, così almeno non dai soldi per questa cosa. No, io veramente, anche fosse a un euro, credo che lascerei perdere. Questa cosa è il platino facile, tipo.
Giusto per dire appunto la cosa dei platini di cui parlavi, sì, sulla tua bacheca. Sai com'è il Quello. platino di The Quiet? Se qualcuno nel mondo l'ha platinato, The Quiet. Chiediamo in chat se qualcuno ha avuto l'ardire di platinarlo. Devo ringraziare la suora, non mi riesce più. Come sta andando la direzione di sto gioco? Pedro, il peggior sale protagonista della storia è perché Sam Bridges. No, dai, vabbè, Sam Bridges non è il peggior silent protagonista della storia. Lui è un mezzo silent protagonista. È vero che si esprime. È un po' come. Adesso forse Brian mi bastona se lo dico, però è un po' come Noctis. Anche Noctis non è che si esprima tantissimo. Non è assolutamente un silent protagonist. Però rispetto ad altri si esprime molto poco durante l'avventura. Sam Bridges parla poco perché Norman lo pagavano a parole. Quindi Sì. quando parlava gli si aumentava il cachè. Diceva, allora, ti abbiamo pagato tot per tot. Molto probabile. Però, insomma, gli ha permesso di utilizzare un'animazione mentre piscia così, ma questa cosa io ancora non l'ho capita, ma vabbè. E infatti uno si immagina i momenti di motion capture di Norman Reedus. Cioè, Hideo Kojima viene da te e dice allora, per questo gioco, che è una trama complicatissima, difficilissima, nessuno la capirà mai, facciamo due cose. Devi pisciare, cagare, lavarti, rompere le lattine, fare gestacci, andare davanti allo specchio, uscire la lingua. Ah, e mi pagate per questo? Sì. Va bene. Sì, chissà quanto gli ha dato Kojima, chissà quanto. Io veramente riso da morire su quegli aspetti, però insomma sono le Kojimate che tutti noi conosciamo molto bene. Kojima gli avrà dato la casa e la moglie. Dato sua figlia vergine in cambio. Esatto. Faccio una ricerca su ExoFace per vedere chi l'ha platinato. Quattro persone lo hanno platinato su Steam e due su PS4, almeno da ExoFace. Yotobi lo ha platinato su PC. Che coraggio, caspita, no? Io penso che non mi cimenterò mai in quell'avventura. A meno che qualcuno non mi mandi una key e mi dice giocalo, Mi regalano i giochi, mi danno anche 50, 100 euro, te lo gioco. Cioè, quello sì, cioè lo farei con piacere in quel caso, con piacere e con soldi. Però no, obiettivamente però diciamo che io se avessi 3-4 ore di tempo libero non lo userei per quello, è quella la cosa. Non è tanto il denaro in sé, cioè il denaro va e viene, il tempo no, il tempo va e basta. Certo, no, poi considerando tutti i bei giochi che ci sono sul mercato, perché sprecare del tempo su Quiet Man quando si può giocare molto, ma molto di meglio? Tipo Yakuza Like a Dragon, io continuo a dire che è il miglior gioco di quest'anno, su questo siamo anche d'accordo. Sì, di tutti gli anni finora per quanto riguarda questa generazione, quindi anche di questo per forza di cose, cioè per legge transitiva. Ok, Eric è entrato nel party, Sì, col solito jingle. che c'è anche in Yakuza Like a Dragon, tra Sì, l'altro, giusto. che bello. Anche la schermata, cioè l'inquadratura del primo piano del personaggio con la scritta è identica. Proprio Yakuza Like a Dragon è uno dei più grandi tributi a Dragon Quest e credo una lettera d'amore al JRPG, la più grande lettera d'amore al JRPG. Questo qui è il casco che ha Kiki la prima volta che si vede in Dragon Ball, però non ha l'elmo. Sì, è vero, è vero. Quando Goku la incontra Allora, da piccolina. mi spavento, raggi laser, le lame, il dinosauro che muore. Veronica ci fa una domanda, bravo. Voi Final Fantasy VII Remake riuscirà a vincere qualcosa ai The Games Award? Io Tu che dici? spero la musica. Per l'RPG spero di no perché spero che venga Yakuza. Infatti, io ho votato Yakuza. Mentre per il generale spero la musica almeno. Per il gioco dell'anno ci credo poco che batta The Last of Us. Ma per
almeno la musica spererei di sì. Ora non ricordo tutte le i luoghi dove era presente, però per esempio Art Direction ho votato Ori e non dei set, quindi sono stato molto vario in questo. Faccio un posto. No, anch'io spero vinca il premio per la musica, perché obiettivamente meritatissimo. Infatti che non c'è l'Overworld Team di Dragon Quest 11 su Yakuza. Sì, l'Overworld Team di Dragon Quest 11 è parecchio brutta. Bisogna vedere se effettivamente anche per la versione PS4 renderanno disponibile il Champions Pack. Credo proprio di sì. C'era il vestito, l'avevo visto, mi pare, il vestito dell'eroe del Dragon Quest 8. Esatto, il Champions Pack permette di sbloccare alcuni vestiti per i protagonisti e anche la possibilità di switchare l'Overworld Team con quello di Dragon Quest 8, che è decisamente molto, ma molto più bello. Ho giocato il gioco, lo sa bene. E Strange World è un Overworld Team bellissimo, poi dà quel senso di viaggio pazzesco. Infatti io quando l'ho giocato un po' su Switch, un DCS, ho subito switchato con il team di Dragon Quest. Tra l'altro, ecco, in 11S sarà possibile anche ottenere la campana di Vaumren, presente anche in Dragon Quest 8, che richiamerà un conto su cui potrete salire in groppa e utilizzarlo come cavalcatura per esplorare le varie terre selvagge, le varie aree della warp del gioco. E anche la musica della cavalcata, stessa di Cuore. È stato omaggiato più di una volta. Ecco, un'altra cosa importante da dire su Dragon Quest 11 è che in Giappone è uscito per celebrare il trentennale della saga. Dragon Quest ha compiuto 30 anni nel 2016. Il gioco è uscito un anno dopo, nel 2017. E un sacco di situazioni che andremo a vivere ricorderanno da vicino cose viste nei capitoli precedenti. Ci sarà un pescatore innamorato di una sirena, dovremo far fuori una piovra gigante in mare per liberare un'area in modo che i pescatori possano eccetera. Quindi queste sono solo alcune cose, poi ci saranno anche grossi riferimenti soprattutto alla saga di Rock, cioè la saga di Erdi, quindi tre capitoli, però insomma di più non dico. E Peste dice: si può passare un po' la musica o alzare Fedro? Passare la musica posso farlo fino a che esco la battaglia. Alzare loro passa al massimo io personalmente. No, infatti era già. Non vorrei assordare anche Brian. Quello posso fare. Oh, perché il jump? Impostazione di sistema, audio, abbiamo messo a 7, lo mettiamo a 5, mettiamo tutto a 5. Ok, conferma. Che ne pensi della Battle Team, Brian? Quello si è discusso. Purtroppo di questo lo sento piano perché ho te in cuffia, quindi non lo sento bene il gioco. Ah, cavolo, però, mi spiace. Però posso fare questo. Guarda, sì, questo combatte con i pugni, chiaro. Penso si è sentito doppio. Ecco, si è casato. Essere pimpanti e suoi vantaggi. Comunque si è. A parte è orchestrale, quindi già fa tantissimo. Sì. Okay, quindi già. Fa strada. Cioè, devo utilizzare esca attacco, ma forse devono essere entrambi, quindi. Sì, devono essere entrambi pimpanti. Okay. Che sia la tecnica. Mamma mia, dobbiamo fare un'altra attacca e faccio più. Okay. Quindi si è. Diciamo che il fatto che appunto dicevo che sia orchestrale già aiuta tantissimo. Mi pare che io al tempo la sentì normale. Mm-hmm. Quindi, normale. Quindi mi è rimasto, ma comunque la prima volta che ho sentito le canzoni normali di Dragon Quest mi sono rimaste per forza di cose molto anonime. E non perché i MIDI facciano schifo o cos'altro, ma perché. Con un certo setting
vedere un certo tipo di musica è ovvio che ti stranisce, a meno che non sia una citazione. Sono delle parti in Yakuza dove parte la musica 8 bit, ma lo fanno per citazione. Sì, sono stupendo. Invece l'orchestralizzazione è bellissima. Ah, ma ci rimane pimpante, non si esaurisce con una cosa dell'altra. Sì, si esaurisce dopo un tot. Si esaurisce dopo un tot di turni. È poco. Allora, lo status pimpante, come dicevo prima, è gestito maluccio, secondo me. È gestito abbastanza male perché non è chiaro quando un personaggio ci entra. Dicono che il personaggio entra in pimpante quando si trova in difficoltà, è più alta la probabilità, però io non l'ho riscontrata questa cosa durante le mie partite. È proprio gestito male, è semplicemente gestito male. Soprattutto diventa palloso quando devi fare delle missioni secondarie come questa, in cui hai bisogno di avere entrambi i personaggi in quello stato per poter eseguire una tecnica combinata. Però sì, anche lì. Allora, Eric, io lo dico così per curiosità, lo avevo specializzato con i boomerang, perché nella prima parte è comodo avere qualcuno che può attaccare più nemici. Attaccare più nemici. Poi però lo avevo. Ero andato sui pugnali, perché quei pugnali. Va veramente, ma soprattutto se si va di double wielding, che si sblocca dopo un tot. Eric col double wielding e certe tecniche distrugge qualunque cosa si trova davanti. L'ho usato col pinnacle e l'avevo massacrato. Ma noi usiamo un po' di boomerang, almeno per l'early. Che altro? Sì, per l'early vanno bene i boomerang, però poi i pugnali, assolutamente. Io ero andato di boomerang all'inizio, pugnali sono il meglio. Volendo potresti già andare di pugnali, se vuoi buttare il sistema. Il punto è che a memoria di Dragon Quest 8 ho il timore, o comunque forse il pensiero, che possa esserci in futuro il boomerang di metallo. Mm-hmm. Per attaccare più slime di metallo, o comunque più roba metallica contemporaneamente. Ora non so se c'è qui anche la stessa cosa. Cioè, sì, conviene sì. quantomeno avere qualcosa per far sì che possa colpire più meta slime contemporaneamente. Oppure magari in un futuro. Mi pareva ci fosse, non vorrei dirti una cavolata, ma mi pareva ci fosse. Dovrei, ripeto, è due anni che non lo gioco seriamente, quindi dovrei riguardare un po' i vari skill tree. Veramente i pugnali sono notevoli. Facciamo, però adesso metto pugnale, poi vedo in base a quello che leggo. Come si mette? Perché io, per esempio, in Dragon Quest 8 per i nemici di metallo, ad un certo punto utilizzavo tutte le mosse critiche. C'era la mossa di Yangus, lo spezza ossa, come si chiamava. Il colpo del sicario. L'unico che andava c'era la spada dragoviana con l'eroe, e quello faceva sempre. Almeno due di danno, sì, no. Infatti poi per livellare lì devi fare è difficile. Su PS2 sto provando questa ebbrezza mentre sto girando la serie in questo periodo. Infatti è veramente Dragon Quest sotto è tanto attivo su molti fronti rispetto all'11, che è tanto okay. Mi senti, Brian? Ora sì, c'è stato un secondo di smarrimento. Ah, laggato, ok. Chiedo scusa se è impazzito tutto. Ah, okay. Adesso mi senti di nuovo bene? Sì, ora perfetto. No, dicevo che in Dragon Quest 8 è un bel casino riuscire a livellare bene, perché ci sono poche aree, bisogna stare a cercarle, insomma. Ci vuole impegno per poter raggiungere dei livelli decenti. C'è toglie 12. Vabbè, io toglie 14 pimpante, quindi. Quando si pimpa anche Eric. Sì, è la solita rottura. Ecco, volendo un trucchetto per farli andare in pimpante, senza magari cercare mille scontri. In caso comunque c'è appena andato, giusto?
il trucchetto è che tu lo dica e quindi ci vanno, ok. Giusto, no, perché ho qualche secondo di ritorno, quindi vedo dopo. Comunque basta anche stare in difesa, i personaggi ci vanno spesso in parte. Solo che ora questo esca flow, esca attacco, non so dove sia. Ok, non pensavo fosse cliccabile, ok. Sì, no, è cliccabile, vai lì e è molto più facile. Lo fa usare, eh? Dovrebbe avere anche un'azione unica questo, vediamo se mi ricordo bene. Ok, sì. Sì. E anche questo ricorda un po' il fatto che... Certo, un'animazione molto più breve. Vediamo se le mosse senza... Che bello. Stupendo. Veramente stupendo. Ragazzi, giocate a Yakuza. Dico anch'io perché è meraviglioso. Devo riuscire a trovare il tempo e finirlo, però è una meraviglia. Ok. Più o meno dal punto di vista dell'entità della demo, a quanto siamo? Manca... Manca veramente tanto. Perché adesso dovresti tornare verso il regno di Ellador, risolvere tutta una quest in cui devi aiutare Eric a fare una cosa. E siamo... Saremo a 25%, vai. 25%. Anzi, fai anche meno. C'è parecchio da fare. C'è ancora parecchio da fare. Sì, no. Anche 20%, no, 20%. Perché è lunga. Ci sono veramente un botto di cose da vedere, anche di trama, affrontare. No, Galoppoli manca. A Galoppoli manca. Una demo più lunga di alcuni. Sì, è vero. Per assurdo, la stessa demo dura più di un gioco, in certi giochi interi. È verissimo quello che dice Peste in chat. Fedro, fai caso se nella battaglia ci sono i mostri nello sfondo. Io ho provato la demo e non c'erano. Parlo ovviamente rispetto alla versione vanilla PS4 PC. Ah, è vero, Cop. Effettivamente, nella versione vanilla comparivano anche i mostri sullo sfondo, però qua non ci sono effettivamente, li toglio via per non appesantire. I suoi 60 frame che fanno sempre. Sì, che poi vabbè, noi adesso non vediamo, ma non vediamo. Ma importa poi relativamente, perché sì, resta quella chicca in più. Poi sicuramente sul PC tempo tre giorni e modderanno il titolo per avere l'eventuale vecchio motore grafico riportato. Sì. Sicuro che ci riusciranno a fare. L'importante è che siamo riusciti comunque ad avere, anche su piattaforme diverse, cioè in maniera totale, tutti i contenuti. Dice, poi uno se lo gioco in 2D, quello è un altro caso. Io se fosse la mia seconda esperienza, non lo giocherei in 2D totalmente. Sì, ma infatti, allora io quando lo porterò su Twitch lo però per forza di cose. Però obiettivamente, per chi lo rigiocasse, io stesso consiglio caldamente di giocarlo in 2D, perché è un modo diverso per rivivere l'esperienza. Cioè, è come giocare un remake. È un remake di un titolo che già esiste in 3D, però in versione nostalgica. E per me è pazzesco. Un valore aggiunto incredibile, perché di fatto è come avere un altro gioco. E adesso a me non viene in mente nessun titolo che dà la possibilità di giocarlo con due stili grafici così differenti. Cioè, c'è tutto. Quando ci fu l'annuncio per la versione 3DS, io impazzì per questa cosa, per il fatto che su 3DS in uno schermo avevi i giochi in 3D e nell'altro in 2D.
Sì, però in realtà era solo. Sì, l'hanno fatto solo per quella parte, poi questo è stato Sì. l'inganno, quello lo so, però quel trailer, anche se ingannatore, comunque mi ha colpito, ho detto, ma Sì. davvero c'era questa cosa? L'avessero tenuto per tutto il gioco, era bellissimo. Sarebbe stata un'immersione che nessuno ha mai fatto prima, però obiettivamente Sì, era impossibile. no, era Avrebbero impossibile. dovuto castrare il gioco 3D per renderlo congruente al 2D. Ma quello Sì, l'avrebbero no. fatto. Certo, no, poi la versione 3D, dal punto di vista dei layout, era molto più simile a quella 2D, cioè si vedeva che erano state sviluppate praticamente insieme. La versione invece 3D, PS4, PC, che è quella che stiamo vedendo adesso, ha proprio un'architettura sua per quanto riguarda le ambientazioni, che sono molto più basse. Però, ripeto, il 2D è proprio wow, è fatto bene. Ecco, ci sono alcune scene che effettivamente risultano un po' fuorvianti. Ad esempio, c'è un momento in cui Gemma mostra all'eroe l'astro di Darius, che è questa stella luminosa che si vede nel cielo, in cui in teoria dovrebbe esserci il corpo del lucente del passato. E lei dice: guarda in su, guarda lassù, però nel gioco in 3D ti fanno vedere l'astro in cielo. Nel gioco in 2D non vedi niente, senti lei che dice sta cosa e poi ti spiega cos'è, però almeno mettere il disegnino in 16 bit Cosa che che ti fa brilla. capire, eh sì, giusto per capire, invece no, ti dicono solo sta cosa e niente. Però sì, per chi l'ha già giocato, rigiocarlo in 2D, soprattutto per chi è nostalgico, comunque è della nostra generazione, sarà un valore aggiunto e apprezzare. È proprio un omaggio ai giocatori di vecchia data e alla stessa saga, cioè alle stesse origini della saga, perché lo stile grafico è esattamente una via di mezzo tra quello di Dragon Quest V per SNES e Dragon Quest VI. È proprio tra i due, perché i personaggi, come grandezza, gli sprite sono un po' più piccolini, più minuti rispetto a quelli di Dragon Quest VI, e ricordano più quelli del 5, però le ambientazioni sono tanto particolareggiate, quindi è veramente notevole. Lo prendo proprio per il 2D. Sì, ma ti capisco che l'ho preso per il 2D. Poi su Switch il 2D in portatile rende troppo bene. Il problema è che si rigioca sia in 3D che in 2D. Anche dopo 50 ore ho il coraggio di dirlo. 250 ore ho il coraggio di dirlo. Ma è voluto il cambio di grafica istantanea? Sì, sarebbe stato. Ecco, e qui c'è una piccola cosa da dire allora riguardo al cambio di grafica del gioco, perché purtroppo non è istantaneo. Per cambiare grafica, In allora sì, chiesa. in chiesa o tramite le chiese o tramite le statue, però anche lì c'è una cosa che mi ha fatto un pochino storcere il naso, ossia che se volete cambiare lo stile grafico dovrete per forza ricominciare il capitolo da capo. Cioè non è che il cambio avviene sul momento in cui, cioè se voi siete a metà, mettiamo, del capitolo dell'eroe che va ad Eldador e volete switchare, se volete switchare ripartirete dall'inizio del capitolo. Cioè siete già ad Eldador, magari in versione 3D, volete cambiare, vi fa ripartire da Roccapietra, per dire, per forza, necessariamente. La cosa bella è che però ogni volta che si decide di fare la transizione potete salvare il gioco, così vi tenete il salvataggio della versione 3D da una parte, e poi voleste ricominciare, andate avanti con la 2D. Sarebbe stato bello però un cambio di grafica istantaneo, cioè nel senso si va in chiesa, si cambia, ma si riparte esattamente dal punto in cui si è, senza necessariamente dover ripetere fasi di gioco già affrontate. Poi magari questa cosa ha un senso a livello di gameplay, perché so che nella versione 2D ci sono dei piccoli particolari che la versione 3D non ha. Tipo, io mi ricordo che ero riuscito a sbloccare un'abilità che permetteva di scoprire le previsioni del tempo senza parlare con le mucche, perché ci sono le mucche che danno le previsioni del tempo in Dragon Quest. Quindi, ma vabbè.
E poi ecco, nella modalità 2D sono affrontate missioni dei vecchi Dragon Quest. Le missioni dei vecchi Dragon Quest sono solo in modalità 2D, quindi niente 3D. Obiettivamente rendono meglio anche così. Ti capiterà anche di sentire certe musiche in 16 bit che sono just, anzi 8 bit addirittura, sono just wow. Nella versione 2D Gemma prende per i fondelli lucente, prende una stella a caso e si mette le stelle. Probabile. Fedor, hai giocato a qualche titolo della serie Tales of? Sì, ho giocato Tales of Symphonia, ho visto l'anime di Tales from the Abyss e poi ho visto, cioè, ho giocato Vesperia e Zestiria e anche Eternia. E mi ho preferito Vesperia. Comunque scusa Brian, stiamo parlando tantissimo di vagazzi. Più che altro, da un certo punto di vista, stavo cercando una chiesa, ma non so se qui ce n'è, per avviarmi verso la conclusione. Ce n'è una all'entrata della villa. Allora ci avviamo lì, perché poi non so come prosegue, se perché comunque già siamo a 2 ore e 40 quasi. Certo. Spero che forse non mi vuole far uscire però. Dai, fratello. Che io qui nella mappa non ne vedo. No, è perché più è in fondo di lì. Devi entrare per forza nella locanda. Vabbè. Ma tanto dura un attimo, vai dentro, poi se vuoi schippi e vai diretto in fondo e trovi tutto. Io Kami. Preferito. Non è che ne conosci tante. Io sei così. ecco. Ruby. Vabbè, Ruby perché ovviamente essendo dei ladri, cosa fa lei? Ruby. Vabbè, penso che sia per i capelli color rubino. Sì, spero che sia per questo. Beh, non mi sorprende. Beh, io ti dico solo che qua fuori c'è un... Io ho tradotto dall'inglese bullseye. Non sto scherzando. Un occhio di soldi, gli affitti in quella zona. Ah, ecco, arriva Itadaki pure. A parte Monopoli di Dragon Quest. Itadaki Street? Sì. Con crossover tra Final Fantasy e... Itadaki lo hanno fatto con diverse serie il crossover. C'è quello con Super Mario, che tra l'altro è l'unico che è arrivato da noi. Si chiama La Via della Fortuna in italiano. È su Wii. Su PS2 c'è quello con Square, sì, con Final Fantasy, e su PS4 c'è quello con Final Fantasy chiamato 30° anniversario, di cui portai la demo in live qualche tempo fa. C'è su YouTube? Sì, la live sì. L'hai ricaricata? Allora me la vado a vedere, sono curioso. Nel caso comunque la demo è presente nello store giapponese, per forza di cose. È sempre la Via della Fortuna, avrei sempre voluto comprarlo. Guarda come sbanda sto qua. Dall'altra parte. Non si riesco a trovare sto prete. È dal lato opposto, in fondo. Esatto. Dall'altra parte della città. Esatto. Allora, mentre andiamo dal prete. Mi sono spaventato, che sta succedendo? Ah, la notte. Allora, mentre vado dal prete, giusto per conclusione, questa è la demo di Dragon Quest 11S, versione definitiva di Dragon Quest 11. Uscirà dopodomani su PlayStation 4, Xbox One, solo digitale su Xbox One, oppure col Game Pass, solo digitale anche lì per forza di cose, non esiste. Su PC tramite Steam, dove già esiste la versione vecchia come anche su PS4. Oh, ma c'è un menestrello. Su PC tramite Windows 10, per chi si vuole fare del male, perché ognuno può scegliere di farsi del male come vuole, ed è già esistente su Switch, per quanto ancora il prezzo deve allinearsi. Su Switch si trova ancora a 60 o comunque 50 quando è scontato. Si spera che lo allineino su Switch per il prezzo. È disponibile per l'appunto questa demo, eccolo qui. È disponibile per l'appunto... Con quali baffi me lo stai dicendo, fratello? Non puoi tenere i baffi in quel modo se sei un prete. Cioè, è...
come si dice, non puoi predicare se ti... Va bene. Comunque, la demo è disponibile su tutte le piattaforme che ho appena citato. Questa demo enorme che dà come bonus 3 semi, penso, dell'abilità. Non so, oppure se sono diversi, questo non lo so. Comunque dà 3 semi. Sì, giusto. Ok, nel caso sono 3 semi, li piantate, fate quello che volete. Quindi potete scegliere voi. Sì, vabbè, più che altro c'è la versione Windows Store, è utile se lo abbini alla versione Xbox, però se da zero prendi la versione Windows Store, o è per il Game Pass, che essendo anche lì presente da subito, oppure, non lo so, poi, ripeto, ognuno può piacere le diverse piattaforme che magari su PC ci sono, però tutte le esperienze che ho avuto con Windows Store sono state tutte negative. Cioè, non mi viene in mente una esperienza positiva che abbia avuto io col Windows Store. Ok, ora siamo nel menu iniziale, perfetto. Musica, demonizziamo tutto. Quindi abbiamo questo. Il titolo, come detto, uscirà dopodomani. È disponibile a prezzo, tra virgolette, budget 40 euro per tutte le piattaforme. Su PS4 esiste fisico. Su Switch esiste già fisico. Su Xbox One non esisterà fisico. Non, mi pare che su Steam, la versione Steam non esista fisica, non ne sono sicuro al 100%, ma molto probabilmente neanche di quello, quindi l'unica versione fisica nuova sarà quella PS4. Per il passato di Dragon Quest 11, come anche degli altri Dragon Quest, vi consiglio, ma penso che comunque se, molti di voi già conosceranno, il canale di Fedro, Two Times Nerd, dove c'è di tutto per quanto riguarda Dragon Quest. Ha fatto anche un video molto bello sulle differenze tra Dragon Quest 11 e Dragon Quest 11S. Quindi, nel caso conosciate il gioco e vogliate sapere cosa c'è di nuovo, c'è quel video, mi pare, di 22 minuti. Esattamente. Quindi vedetelo almeno 3 volte, così arriva un'ora di, un'ora di visualizzazione, che fa sempre bene. Quindi questo, più tutto il palinsesto comunque live di Fedro che pubblica sui suoi vari social. Nel caso vogliate seguirlo, sottolineando che per l'appunto venerdì farà una bella 24 ore con 2 o 3 pause nel mezzo, quindi penso 11 ore sarà in totale. Ho fatto il conto, però. Più o meno 11-12 ore. Adesso. Con questo titolo, che fa molto... Porca miseria, è partito il film, vabbè. Che fa molto spaghettata con gli amici, quando magari sei tutto un giorno fuori con qualcuno, poi dici, vabbè, il tempo che mangiamo e poi torniamo a giocare di nuovo. Una cosa del genere. Però nel vostro caso non dovete mangiare, seguitelo tutto il tempo. Ok, quindi questo. Per l'appunto, nel caso vi piacciono i giochi di ruolo, nel caso conoscete Dragon Quest, volevate recuperarlo ma non sapevate dopo, dove, nel caso volete recuperare qualcosa che esca a dicembre, magari se non c'è niente che vi interessi, nonostante il 10 dicembre esca quel titolo che aspettano tutti, tranne me, e tutto quello che può conseguire è quello che è. Nel caso, c'è Dragon Quest 11S, ultimo, per l'appunto, titolo attualmente della serie di Dragon Quest. Ok, che per l'appunto nel mio caso sarà anche in prima visione, perché io Dragon Quest 11 base non l'ho giocato, ma io nel mio caso lo farò per conto mio, poi eventualmente vediamo come comportarci in globale. Questo è per quanto riguarda la mia situazione di Dragon Quest insieme a quella di Fedro. Per il resto, per quanto riguarda il globale, non penso farò almeno un'altra live questa settimana con Super Monkey Ball. Devo vedere, giusto per portare un po' la scimmia a scorazzare. È un demone quel gioco. Cioè, sto coso qua. È fatto dal creatore di Yakuza, sto gioco. Da Nagoshi. Voglio vederlo assolutamente. Non lo so, devo vedere. Perché venerdì gioco tutto il giorno, quindi sabato o domenica. Devo vedere un po' la situazione. Perché sono libero sabato domenica. Sta scimmia che è dentro una palla che rotola, e non è che muovi la scimmia, tu muovi il mondo di gioco. È un gioco arcade, è uscito originariamente su Wii, questo qui, e questa qua è la versione HD. E tra l'altro c'è appunto il logo di Luca Coduto Studio in piccolo, perché si vergognano di averlo fatto loro, e quindi l'hanno messo nascosto. L'hanno rinnegato il loro stesso gioco. Però penso che sia, a parte lamentarsi perché con i comandi che è, non dico difficile, ma oltre, per parlare magari in giro, proprio il titolo è arcade da portare mentre si fa altro in giro.
Quindi penso che per questa settimana avrò solo questo e devo decidere il giorno tra sabato e domenica, perché venerdì probabilmente sarò assente perché mi arrivano tre giochi quel giorno. Dragon Quest, Final Fantasy 8 fisico per PS4 e Dreams che ho comprato perché era scontato per il Black Friday. Quindi sono pieno. Più Crash 4 che mi ha regalato la mia ragazza, più Super Monkey Ball, non mi vedrete per un mese almeno. Quindi ci Ma vediamo. su FF8 fai qualche live? No, non credo perché comunque il gioco già l'ho platinato su Ah, beh, PS4. sì, perché era già uscito l'anno scorso comunque. Sì, già avevo. Ci hanno dato la copia recensori, era sull'altro account. Al più Certo. posso portarlo giusto per far vedere un po' di post game. Perché comunque il salvataggio ce l'ho ed è abbastanza avanzato. Però non credo subito, cioè alla fine è solamente una versione fisica di qualcosa già esistente. Poi più avanti prenderò anche la cartuccia del 7-8 per Switch. Perché quello esce il 4. Sì, l'ho visto, infatti stavo valutando anche l'idea. Ok, quindi questo è personalmente. Invece per Fedro faccio parlare lui, penso che sappia meglio di me Fedro. Beh, allora, come sempre, più o meno hai già detto tutto tu, beh, io questo periodo porterò Dragon Quest 11S, cioè venerdì farò la All Day Long Live, dove lo giocheremo insieme, chiacchiereremo, lo rivedremo, lo commenteremo. Poi sul canale YouTube al momento sto portando Dragon Quest 8, so che gli episodi stanno uscendo a rilento e me ne scuso, però sto cercando di mantenere una qualità molto alta, quindi devo un attimo ristudiarmi varie parti di gioco, eccetera. Quindi ci vuole sempre il tempo che ci vuole. E poi un altro piano futuro è portare, anche per quanto riguarda Cyberpunk, una live. Lo andiamo a scoprire proprio in blind run assieme. Sì, Perché non sono un era live, è po' uscito, forse. 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 Maybe. Ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe organizzare, e vedremo insomma se sarà possibile, è coprire appunto l'evento dei Game Awards durante proprio la notte in cui verranno annunciati i vincitori, non tanto per gli Oscar, tra virgolette, in sé, quanto per gli annunci nuovi che faranno nel corso appunto della serata condotta da Geoff Keighley. Tra l'altro ho invitato anche il buon Brian, se riuscirà, mi farebbe molto piacere averlo Vediamo il giorno come dopo come ospite. sono messo al lavoro, cioè se lavoro di pomeriggio per me è più che volentieri. Dai, allora ci accordiamo in qualche modo. E niente, io ti ringrazio tantissimo per avermi invitato questa sera. Spero di non aver parlato troppo di non Anzi, cosa. nei piani dovevi parlare molto di più. Addirittura. Quindi Comunque, fa sempre un sempre. piacere, sempre un piacere. Fa sempre piacere appunto parlare sia di qualcosa di conosciuto comunque anche esprimersi, perché comunque il gioco è un'avventura singola, collettiva, quel che è il condividerla, vedere la propria esperienza, parlarne con le persone, confrontarsi sul passato e Confrontarsi. presente, è quello che può essere anche il futuro. E fa sempre piacere in ogni caso, Sono specialmente. assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto e spero avremo altro ritrovarci e discutere anche di altri titoli, anche dello stesso Dragon Quest 11, magari una volta che avrai avuto il piacere di scoprirlo e terminarlo. Io ti ho messo un attimo in primo piano così giusto Così per far per scappare tutti. vedere. Messo un attimo in prima visione. Ok, va bene. No, io nel frattempo ho aperto Twitter e in effetti hanno scritto che Cyberpunk uscirà. Quindi, Speriamo, beh, le copie fisiche le hanno stampate, le copie fisiche le hanno stampate, quindi ci sono. va bene. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Per quanto sia superfluo dire, andate su tutti i canali di Fedro esistenti, specialmente quello OnlyFans dove sapete, ok, vabbè, Instagram, sì, ho detto l'unico che non conosco, cioè, come, porca miseria, YouTube, Twitch, Telegram, il canale Telegram, Facebook, queste cose qui.
quindi questo, quindi seguitelo ove possibile per i contenuti che porta e per insomma, se non sono contenuto ma pubblico video e basta, c'è anche prima. Va bene. Grazie. Io vi ringrazio per essere stati come al solito, se vi è piaciuta iscrizione e condivisione, oltretutto anche nel mio caso, cioè se potete seguite anche me nel frattempo, tempo libero. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, condividere l'informazione. Aspetta, ti rimetto dove eri prima. Sì, 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 dai, perché sennò li spaventi, quindi va bene stare okay. Piccolino. Mi preparo e noi ci vediamo alla prossima live. Bye bye. Buona serata a tutti. Tutto malissimo.